Good Is... Buongiorno. 158... Devo farvi una comunicazione. Ai sensi dell'articolo 158.2.2 continueremo la seduta di domani fino alle ore 23. Con decisione della Presidente. Se non ci sono posizioni consideriamo approvata la decisione. Ora l'ordine del giorno reca la relazione sulle norme di emissione di CO2 per le autovetture e per i furgoni. Il nostro relatore è l'Onorevole Heitema e gli do subito facoltà. Prego. Grazie, Grazie Presidente, Commissario, cari colleghi. È stato un onore per me poter negoziare a nome del Parlamento questa legge. Questa è la prima legge del pacchetto FIT455 for 55, e abbiamo raggiunto un accordo con la Commissione e gli Stati membri. Il 27 ottobre 2022 sono conclusi i negoziati. Nel frattempo anche il Consiglio dei Ministri ha approvato il tutto. Per il Parlamento europeo... Questi punti sono stati molto importanti e sono stati ripresi nel risultato del trilogo, secondo me. Per il Parlamento europeo innanzitutto è stato importante che gli obiettivi di Parigi siano rispettati, come anche gli obiettivi del Green Deal europeo. Il trasporto su strada era mh, ancora sotto i riflettori per quanto riguarda la quota di emissioni di CO2 e continua a essere così. L'obiettivo a partire dal 2035 è avere auto che non emettano, nuove auto che non emettano più CO2, quindi eh, auto idrogeno e elettriche. Oltre al clima, per il Parlamento è stato molto importante eh, il tema dei lavoratori, dei consumatori nel settore. Tante persone hanno bisogno della macchina, la dipendenza da paesi terzi aumenta il prezzo dei carburanti fossili e questo eh, aumenta il... Prezzo o il costo della vita per i tanti consumatori. Alternative sostenibili ma anche accessibili dal punto di vista dei prezzi per i carburanti è fondamentale I costi di manutenzione eh, sono, per esempio, per le auto elettriche inferiori rispetto alle auto tradizionali. Il centro sugli investimenti adesso si sposta verso lo sviluppo di auto che non emettano CO2 e ehm, per creare anche un mercato di seconda mano e di terza mano. Alla fine dell'anno ci sarà una relazione di tappa della Commissione per fare il punto della situazione sulla tra transizione nel mercato delle automobili. E nel frattempo serve investire in formazione e aggiornamento professionale dei, dei lavoratori, nell'infrastruttura e nella disponibilità di materie prime critiche necessarie per questa transizione. Tutto sommato questa nuova legislazione sarà una spinta verso l'innovazione per tutto il mercato, aiuterà i consumatori a continuare ad avere un'auto in maniera sostenibile con nuove chance per i lavoratori e sicurezza per gli investimenti. È un provvedimento che crea un buon clima per una transizione eh, verso un mercato che non sia dipendente dai carburanti fossili da paesi terzi. Grazie relatore. L'oratore successiva è il vicepresidente esecutivo della Commissione Timmermans. Prego. Grazie, innanzitutto vorrei fare un complimento veramente franco a Ian e ai suoi shadow che sono riusciti a negoziare col Parlamento un risultato che rappresenta un ottimo equilibrio fra gli interessi dell'industria, del gli interessi del clima e soprattutto dei lavoratori. Ed è questo sicuramente un ottimo lavoro, mi complimento. Non c'è molto da aggiungere a quello che ha appena detto Ian, questi sono gli argomenti a favore della legislazione e ci tengo solo a sottolineare un, un alcuni punti. Prima di tutto, come già è stato sollevato, noi ci teniamo a consentire ai cittadini di avere accesso a mobilità a un prezzo ragionevole e pulita e per questo ci deve essere una mobilità elettrica, specie per i veicoli passeggeri, che devono essere aggiornati il prima possibile. Le auto devono essere migliorate. Io credo che tra l'altro l'industria dell'automobile europea abbia fatto una chiarissima scelta in questo senso e ha fatto enormi progressi negli ultimi 3-4 anni nella comprensione di come si deve situare l'industria degli automobili a livello globale. Certo, le emissioni di oggi sono già meno di quelle dei motori a combustione per i veicoli elettrici e tra qualche anno comprare un veicolo. Eh, elettrico sarà meno costoso che un veicolo di tipo tradizionale col motore a combustione. Questo sarà sicuramente un elemento che peserà sulle scelte dei cittadini ed è già un elemento molto favorevole di questa legislazione. Un altro punto che vale la pena di ricordare perché a volte è trascurato è eh, il fatto di vedere quello che fanno i nostri concorrenti su scala mondiale. Noi siamo molto orgogliosi del fatto che l'industria dell'automobile europea sia la migliore e la più innovatrice nel mondo, ma dobbiamo mantenere questo vantaggio, dobbiamo continuare a produrre veicoli che sono come o meglio di quelli prodotti altrove. Ricordo che tra la fine dello scorso anno e di quest'anno la Cina porterà 88 modelli di veicoli elettrici sui mercati internazionali, sono veicoli validi. Sono auto che saranno a prezzi accessibili a prezzi ragionevoli e noi dobbiamo competere con questo. Non vogliamo lasciare questa industria fondamentale, ma non solo a chi viene da fuori. E per farlo bisogna investire, bisogna trasformare l'industria automobilistica europea nella produzione di questi veicoli elettrici per il consumo mondiale. E per questo dobbiamo anche migliorare gli sforzi per avere una buona infrastruttura per la ricarica ovunque. La Commissione si è impegnata in questo senso e so che sta a cuore anche al Parlamento europeo. Infine L'aspetto forse più importante, abbiamo bisogno di formare la manodopera e di riqualificarla in modo che possano mantenere posti sostenibili di lavoro nell'industria delle automobili del futuro. Non abbiamo bisogno di meno persone, ma di persone con capacità diverse, qualifiche diverse. Insisto su questo perché la rivoluzione industriale è in corso, ci piace o meno, possiamo decidere di essere all'avanguardia di farlo in modo compatibile con i nostri valori da un punto di vista sociale o possiamo lasciare le cose in mano ad altre regioni del mondo e a quel punto potremo soltanto seguire deindustrializzando. Noi dobbiamo costruire la nostra industria pensando al futuro e l'industria automobilistica può essere leader se, però, se oggi votate per questa proposta. Grazie. Grazie Vicepresidente Timmermans. Abbiamo poi per la Commissione dei trasporti e del turismo la sua Presidente, Onorevole Daly. Cari colleghi, siamo riusciti con un grande lavoro e con dispendio di intelligenza a raggiungere un accordo storico che riconcilia l'industria automobilistica e il clima. Non è cosa da poco perché generalmente sono due campi opposti questi. È un accordo questo invece ed è un accordo transitorio che programma la fine della produzione dei veicoli a combustione con la sostituzione da parte dei veicoli a emissione zero. Siamo veramente sulla falsariga delle grandi teori, teorie ecologiche e della pianificazione ecologica. Non è una grande rivoluzione e non si può gettar via tutto quando ci sono in gioco posti di lavoro. Invece con un calendario intelligente concertato con l'industria si è eh, creata una tempistica per spegnere i motori a combustione entro il 2035. Il segnale per l'industria è chiarissimo, non potrebbe esserlo di più. Bisogna muoversi adesso perché nel 2035 sarà finita. Io vi ricordo che i trasporti equivalgono a un quarto delle emissioni di CO2 dell'Unione europea e i veicoli leggeri da soli sono responsabili di circa il 10% delle emissioni sul nostro vecchio continente. Quindi, non abbiamo altra scelta, l'industria automobilistica deve assumersi le sue responsabilità, fare il necessario per arrivare alla neutralità del carbonio nel 2050 e se l'industria automobilistica fa le cose bene, questa volta dovremo accompagnarla facendo sì che ci siano aiuti per le imprese e per le flotte a zero emissioni, le imprese sono i primi acquirenti di veicoli nuovi in Europa, prima ancora dei privati, bisogna utilizzare strumenti come il leasing in impresa per favorire l'elettrico e l'idrogeno, come si era fatto per la benzina e il diesel bisogna creare una situazione finanziaria affinché nessun veicolo elettrico sia più caro del suo equivalente con motore a combustione, ma per cortesia cari colleghi e signor Commissario lo vedo fin troppo spesso eh, bisogna stare attenti a non, essere dei, a non puntare tutto sui giganti, basta con i SUV da 40.000 euro, non sono né ecologici né abbordabili, poi pensiamo ai, pesi, ai veicoli pesanti stesso impatto sul clima, stesso meccanismo il Parlamento europeo sin da oggi potrà rifletterci visto che la la Commissione per l'appunto presenterà una tabella di marcia sul CO2 per i camion e quindi è con grande orgoglio che in quanto Presidente della Commissione per i trasporti partecipo a questa marcia, a questa misura che scriviamo nella storia quando giriamo questa pagina. Vi chiederei di dimostrare di essere coraggiosi in senso politico nei prossimi mesi perché questo è ciò che richiede la lotta per il clima, è quello che ci chiedono gli scienziati ed è la nostra responsabilità nei confronti delle future generazioni che scendono per strada, fanno le loro marce e ci chiedono di agire. Grazie Onorevole Giesecke. Per l'SD l'onorevole. Grazie Presidente, Vicepresidente, e colleghi. Il settore dei trasporti rappresenta il 25% del totale delle emissioni di carbonio in Europa e le auto insieme con i veicoli pesanti sono responsabili per più del 70% di queste emissioni. Il collegamento tra l'ambiente e la nostra salute è evidente. Un quarto delle morti a livello mondiale sono causate da problemi ambientali. Il 10% dei tumori in Europa sono provocati dall'inquinamento atmosferico. Per ogni grado di aumento della temperatura media c'è il 2% di rischio in più di incidenti cardiovascolari. Non c'è tempo da perdere e non c'è tempo per mezze misure come la destra in questo Parlamento vuole far credere. L'Unione Europea deve agire adesso. Nell'ultimo anno e mezzo questo Parlamento ha lavorato instancabilmente per produrre un pacchetto legislativo climatico ambizioso, giusto e rivolto al futuro. E quindi è estremamente soddisfacente aver deciso di trasformare l'Europa uno spazio con l'aria più pulita e stabilire che a partire dal 2035 solo auto ad emissioni zero possano essere vendute. Questa misura faciliterà l'evoluzione del mercato nell'aumento dell'offerta di opzioni sostenibili, nella riduzione dei prezzi, nello sviluppo tecnologico e nella creazione rapida di un mercato di seconda e terza mano. Un cambiamento a questo livello avrà un impatto sui lavoratori e le piccole e medie imprese. Per questo abbiamo bisogno di meccanismi che monitorino la situazione e permettano di rispondere adeguatamente e tempestivamente alle sfide che sorgeranno, garantendo che questa sia una transizione giusta e che non lasci nessuno indietro. Colleghi, sono stati negoziati difficili, come avrete sicuramente capito da questi interventi, ma anche l'industria ci ha fatto capire di essere pronta. Adesso l'Unione Europea deve essere responsabile per le sue emissioni e deve avere un ruolo un guida nella lotta ai cambiamenti climatici. A partire dal 2035 tutte le nuove auto nell'Unione Europea saranno ad emissioni zero, misura che deve essere un esempio per il mondo intero e questa è una legislazione che rispetta l'accordo di Parigi e la legge sul clima e ha ripercussioni positive senza pari per il nostro pianeta e per mh, tutti i suoi abitanti. Voglio ringraziare Ian e tutta l'equipe negoziale per essere riusciti ad arrivare a questo accordo, la Commissione, il Consiglio e da parte mia un ringraziamento speciale a Giuliana e Diana. Grazie. Grazie collega Serdas. Non vedo l'onorevole Canfan del gruppo Renew in aula e chiamerei quindi l'onorevole Eichhout per i Verdi, prego. You said. Grazie, mi spiace, non ho potuto seguire tutto quello che diceva perché non avevo cuffie, ma penso che tocchi a me adesso. Grazie mille. Prima di tutto mi congratulo con Jan Heitema, il relatore, per l'ottimo lavoro su questo fascicolo. Naturalmente si è partiti da una proposta della Commissione e so che c'è stata una battaglia considerevole alla Commissione anche per riuscire a pubblicare il testo, ma dopo quel momento le istituzioni erano in una situazione che consentiva loro di fare necessario su questo fascicolo che è indispensabile per raggiungere la neutralità climatica. Vorrei ricordare ai colleghi che ora si lamentano che nel 2020 tutti hanno sottoscritto l'emergenza climatica dicendo che era necessaria una legge climatica, dicendo che il cambiamento climatico e la neutralità devono essere sanciti dalla nostra legislazione. Questa però è la primissima. Eh, Legge sulla quale stiamo lavorando, il primo atto su cui stiamo facendo qualcosa di innovativo per un, paese che, eh, per un settore che si sta muovendo e che vuole andare verso le auto elettriche. Li aiuta, dà chiarezza a loro, alla catena di approvvigionamento, al mercato. Dice a tutti che questa è la direzione da seguire e su questo l'Europa sarà leader anziché essere al traino. Perché, cari colleghi, anche in California stanno andando per il 2035 al 100% verso veicoli a emissioni zero. Anche in Cina stanno andando in questa direzione. Se noi vogliamo rimanere leader nella produzione di autoveicoli dobbiamo dare chiarezza e segnali chiari al nostro mercato. E chi sostiene di parlare a nome dell'industria, in realtà l'industria la lascia indietro. perché queste posizioni di dire non arriviamo nemmeno al 100% non fa che minare proprio quelle innovazioni che vorremmo attirare in Europa e questa è la posta in gioco oggi ed è per questo che come Verdi abbiamo sempre mostrato che la competitività, l'innovazione e l'azione per il clima vanno mano nella mano ed ecco perché siamo veramente a favore di questa proposta. Tuttavia ci tengo anche a segnalare un piccolo reclamo perché questa è una lotta che deve essere portata avanti anche per i camion, anche i camion devono arrivare a emissione zero se vogliamo prendere sul serio la neutralità climatica perché eh, sono i settori più facili da ridurre eh, quelli dei camion se pensiamo invece rispetto ad aerei e navi quindi spero che non sia vero quello che si sente arrivare dai corridoi della commissione che presenteranno solo una percentuale di riduzione per il 2040 e al 90% anziché al 100%, ci auguriamo che vino al 100%. Questo fascicolo dimostra che noi siamo in grado di sostenervi, e quindi fate il necessario, Commissario, per arrivare alla neutralità climatica anche per i camion con queste innovazioni indispensabili per il futuro dell'Europa. Grazie. Grazie per il gruppo ID abbiamo l'onorevole Limmer. Frau Presidente, commissario Timmermans, colleghi, è molto semplice. Non c'è una possibilità di andare avanti senza emissioni. È solo una propaganda di chi eh, vuole lavorare contro le auto. Perché quello che avrebbe emesso l'auto viene eh, passato solo all'industria del carbone eh, o si deve incominciare a intervenire con eh, eolico, solare, eccetera. Per un'unica batteria infatti ci sono più di mille tonnellate eh, di eh, materiali che vengono utilizzati e con grandi emissioni prima ancora che l'auto abbia potuto... Eh, percorrere un solo chilometro. Ecco perché nel fronda verde socialista qui nel Parlamento europeo sembra che eh, si sia capito che bisogna farsi alimentare dai contribuenti e, eh, facendo credere al cittadino che così può circolare in modo più sano. Ma intanto si perdono migliaia, milioni di posti di lavoro. Ma gli argomenti già sono stati scambiati. Oggi bisogna riconoscere la propria posizione con coraggio nella mh, votazione. E non pensate che tutto questo possa passare Grazie. È disatteso dai cittadini e dagli elettori, lo vedranno bene. In particolare, cari eh, colleghi CDU, CSU, FDP, tedeschi, voi potete come spesso eh, mettervi una vernice verde, fare finta di volere il benessere, eccetera, o potete prendere coraggio e adesso finalmente nell'ultimo miglio insieme a noi lavorare per l'apertura delle tecnologie, per una mobilità individuale, per i cittadini e contro, molto chiaramente, contro verde e eh, le loro teorie e votare contro vedremo oggi a mezzogiorno come andrà la votazione grazie collega Fiocchi. grazie l'onorevole Limmer prego la facoltà l'onorevole Fiocchi grazie Presidente Vicepresidente Timmermans come imprenditore do really believe that Credo che avremmo dovuto lasciare al mercato, alle aziende, la decisione eh, della migliore soluzione tecnologica per risolvere il problema. Siamo tutti a favore di ridurre le emissioni, chiaramente, ma come gruppo ECR abbiamo dei problemi. Uno, il posto di lavoro, i posti di lavoro il rischio che vadano persi dei posti di lavoro cosa eh, l'Europa fa per aiutare questi lavoratori due ancora più importante il ruolo dei paesi terzi in particolare la Cina sui eh, microchip il cobalto eccetera se parliamo di questioni ambientali eh, torno eh, alle eh, misurazioni, ai test sulle emissioni delle auto, posso dirvi eh, che in altri paesi, su altri continenti in Africa, per esempio, l'impatto è eh, tremendo sull'ambiente. Poi accolgo con favore l'input di Breton sulla valutazione di impatto nel 2026 e vorrei anche dire al vicepresidente che spero che questo non verrà imposto anche ai veicoli pesanti perché è un problema diverso. Concludo. Vorrei dire perché non dare degli incentivi per la rottamazione eh, da euro 0 a euro 4 in modo tale da ridurre le emissioni del 40%. Grazie, mi scuso. Sì, ora, va, sì. eh. Grazie per la sinistra, onorevole Konecna. Grazie Presidente, oggi e votiamo su questa proposta sulle autopersonale personale e i veicoli legali. Sappiamo quale sia l'importanza di questa proposta con l'eliminazione dei motori a combustione entro il 2035. Ci sono dei punti non adeguati secondo me. Innanzitutto la presenza cieca ha presentato il tutto come se si trattasse della conclusione, della fine dei. Ehm, l'era dei motori a combustione solo nella parte dei considerando si parla di fine definitiva dei motori a combustione in realtà abbiamo sentito la promessa della commissione anche per cui se le nuove auto verranno abbandonate fino al 2035 si potrà finire il ciclo di vita con euro 6 in modo da non dover investire tutto nei nuovi motori. Vengono presentati nuovi requisiti anche per quanto riguarda i sistemi di frenaggio. Anche il governo cieco suo ruolo, ha svolto un suo ruolo per questo divieto, contro quanto aveva proposto. Nel negoziato. Il ministro ceco dei trasporti, un mese dopo la fine della presidenza, ha detto che non poteva approvare l'Euro 7, ma ora è troppo tardi. Non ci saranno vantaggi cooperativi, perché saremo dipendenti dai materiali che vengono dall'Africa e dalla Cina. Abbiamo sentito eh, che è un errore creare dipendenza dalla Russia. Facciamo la stessa cosa adesso con questa nuova dipendenza da batterie e da altri paesi terzi, la Cina per esempio. Come genereremo poi l'elettricità e a che prezzo? Non lo dice nessuno. I prezzi dell'elettricità aumentano in tutta Europa, cari colleghi. Vorrei chiedervi di riflettere su come votare su queste nuove, nuove norme sulle emissioni CO2. Già adesso fanno difficoltà a arrivare a fine mese le famiglie. Questo potrebbe essere un, pa un passo fatale. E? E, eh, pensiamoci due volte sitten collega Edina Grazie. Questa, quello che significa questa proposta nella pratica è che tra 13 anni non sarà possibile eh, mettere sul mercato dell'Unione Europea veicoli che vanno a benzina o a diesel. Adesso non c'è l'infrastruttura per la ricarica, non c'è eh, una vera domanda. Se la maggioranza dei eh, cittadini a basso reddito non potranno comprare nuove auto, allora l'età media del parco auto europeo e aumenterà e saremo inondati da auto vecchie e ci sono i nuovi carburanti sintetici da poter utilizzare nei motori a scoppio. Per questo la Commissione ha un lavoro da fare e spero che compierà eh, quanto prima i necessari passi, perché senza soluzioni alternative non sarà possibile eh, attuare questa nuova proposta che rimarrà solo un sogno grazie all'onorevole Toth a facoltà eh, gli dei, per gli oratori dei gruppi l'onorevole Arimont grazie cara vicepresidente signor vicepresidente della commissione cari colleghi vicepresidente non sono d'accordo con lei, secondo me questa decisione di abbandonare le motore a combustioni a partire dal 2035 è un errore strategico enorme. Nessuno mette in discussione che l'auto in futuro svolgerà un ruolo centrale nella riduzione delle nostre emissioni in Europa, però puntare già adesso su un unico cavallo non ha niente a che fare con una lungimiranza strategica. L'obiettivo di base è giusto avere a lungo termine una mobilità neutrale dal punto di vista del clima in Europa, per avere obiettivi politici legati al clima realizzati. Però mh, dal punto di vista della tecnologia questo deve essere realizzato in maniera neutrale, senza lasciare spazio a un'unica tecnologia per tutti. Mh, un approccio di questo tipo in altri ambiti non lo seguiamo. Per esempio, nello scambio di emissioni, un certo obiettivo di riduzione delle emissioni deve essere realizzato, però con vari incentivi sono le imprese a uh, scegliere loro che tecniche e tecnologie usare, niente viene prescritto. Invece qui facciamo il contrario, uccidendo l'innovazione e in generale non servendo neanche gli obiettivi climatici, perché per la decisione per l'auto elettrica viene presa perdendo di vista che il bilancio CO2 non è positivo, per esempio la produzione di elettricità costa emissioni e questa è un'ipocrisia enorme secondo me, non dobbiamo neanche ignorare il fatto che ci mettiamo in una nuova dipendenza dalla Cina dalla, per uh, certe materie prime e terre rare. Avremmo potuto avere un nuovi motori a combustione ehm, di nuova generazione compatibili con questi obiettivi eh, per esempio per i camion, per le imbarcazioni e per gli aerei sarà così gli obiettivi eh, climatici ci portano a creare lacune di mercato che verranno colmate da altri operatori, non quelli europei tanti posti di lavoro vengono messi in ripentaglio a colonio, oggi per esempio sì, è stato annunciato che eh, ci sarà una razionalizzazione in varie imprese Infrastrutture, le infrastrutture elettriche hanno un aspetto problematico e i costi, gli altri costi di passaggio alle nuove tecnologie sono molto alti. Non sono contro l'auto elettrica, però sarò contro il fatto che qualcuno mi impedisca e viene interrotto. Grazie. L'on. Rimond, vorrei semplicemente dire che se superate di mezzo minuto il vostro tempo di parola, eh, allora purtroppo eh, altri colleghi mh, verranno colpiti. Grazie Presidente, Commissario Timmermans. Oggi decidiamo sul fatto che il motore a combustione dell'Unione Europea per le nuove auto a partire dal 2035 verrà eh, eliminato. Ed è giusto che si prenda questa decisione da un punto di vista di considerazioni climatiche perché mi eh, emissiamo ancora troppo con il traffico su strada, però anche dal punto di vista della politica industriale negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Investa tantissimo nelle tecnologie verdi e noi come europei non vogliamo perdere il passo con loro, abbiamo bisogno di, di sicurezza di pianificazione per uh, l'industria e li creiamo questo quadro. Il PPE parla di lavoratori qui che sono in, gio in gioco perché. Eh, non volete dare questa pianificazione sicura per l'industria perché avete votato per meno soldi nel fondo di trasformazione perché fate finta di interessarvi per i lavoratori voi lavorate solo per la lobby dei carburanti sintetici che però di per sé non sono una soluzione non esistono ancora costano troppo se esistono non ne abbiamo bisogno di altri settori e non per il trasporto su strada dove si può elettrificare subito eh, onestamente qualcuno dice non abbiamo infrastrutture per la ricarica allora facciamo Regolamento per questa infrastruttura, non abbiamo materie prime, abbiamo questo riciclaggio per le batterie. Continuamente trovate e inventate nuove argomentazioni per chiudere gli occhi di fronte alla realtà. E se avessimo fatto così politica negli ultimi anni non avremmo più un'industria oggi nell'Unione Europea. La strada verso il futuro non significa guardare indietro, guardare al futuro significa guardare a ciò che è possibile e per l'industria mobilistica europea questo significa la mobilità elettrica e l'utilizzo anche dell'idrogeno. E lo dimentica, non riscaldiamo, i carburanti sintetici si basano anche sull'idrogeno e sono molto meno efficienti, non sono quindi una soluzione sostenibile. Concludo dicendo che vincerà, sperando che vinca la ragione e che si voti a favore del risultato del trilogo oggi. Grazie, onorevole Volken. Onorevole Bilbao Barandica. Commissario. Commissario, come dice il proverbio, chi troppo vuole nulla stringe. Convertire un'utopia in un obbligo legale di solito non funziona. Un'industria totalmente impegnata alla transizione climatica, ai tecnici dell'energia, del settore auto dedicati all'innovazione accettano la sfida di arrivare al 10% delle emissioni nel 2035. È qualcosa di veramente ambizioso e molto positivo. Per questo incoraggio a fare questa transizione insieme con l'industria e i suoi lavoratori, con le loro capacità per creare occupazione e pagare le imposte nella neutralità tecnologica che garantisce una correnza più aperta, riconoscendo e appoggiando i punti forti che abbiamo in Europa per continuare ad essere leader nella transizione verso l'obiettivo della neutralità climatica che tutti condividiamo. Per questo spero che alcuni dei contenuti di questa relazione aiutino a conciliare l'utopia con la realtà. Spero e aspetto con interesse la relazione annuale sul progresso di questa transizione e il suo sviluppo sociale, tecnologico ed economico. Servirà per adeguare, mediante la clausola di revisione, gli obiettivi che si propongono qui e adeguarli alla realtà. Sicuramente continueranno ad essere ambiziosi, miglioreranno molto la situazione, ma saranno anche più pragmatici, in particolare se questo stesso anno avremo una proposta sui fondi che potranno aiutarci in questa transizione. La politica delle cose permette di andare avanti, aiuta a rendere realizzabili gli obiettivi positivi e questo ci fa progredire. I titoli eh, pomposi invece sono parte delle cose della politica. Grazie. Grazie, collega a facoltà, l'onorevole Blosso. Signore e signori, grazie al primo vicepresidente della Commissione, Tim Mansec ha partecipato a questo lavoro per arrivare a questo risultato di oggi. Concludiamo finalmente l'era dei motori a combustione nocivo per il clima, ottimo per la protezione del clima e anche per l'economia. Creiamo così chiarezza a partire dal 2035. Non ci saranno nuovi motori a combustione ammessi e l'industria automobilistica e i lavoratori potranno cambiare le cose per adeguarsi a questa innovazione. La mobilità climatica di oggi non è più sostenibile sul lungo termine. Entriamo in questa nuova concorrenza, cercando di creare le batterie più efficienti, le auto più moderne in Europa, salvando così l'industria automobilistica europea e i suoi posti di lavoro per il futuro. Nel settore dei trasporti finora abbiamo sempre eh, fissato degli obiettivi climatici ed è, uh, uh, ho, ho cancellato gli obiettivi climatici. È sempre stata una uh, politica dei conservatori finora. Continuano a farlo anche oggi nel voto su questo uh, dossier, eh, ma falliranno. 2035 anche se un po' troppo tardi già di per sé va bene come obiettivo tanti automobilisti sono già passati all'elettrico all già da un po' gli e-fuels poi ehm, qualcuno ha detto che l'ADAC non è una organizzazione del settore gli carburanti elettrici i, gli, I fuels non sono efficienti, non hanno futuro. Ecco perché noi in questo atto legislativo li eliminiamo totalmente, anche se qualcuno vuole dire il contrario. L'industria si trasforma verso una mobilità elettrica. La garanzia rimane per il successo dell'industria in Europa. Questo non si basa sulla costruzione di motori a combustione ma sul fatto che tutti ogni giorno lavorano sul miglioramento dei produttori, l'ingegno, la capacità ingegneristica, sono questi che saranno determinanti e questo salverà anche la produzione automobilistica per l'Europa. Non è politica di deindustrializzazione questa. Grazie. A facoltà l'Onorevole Grazie, la Presidente. Grazie Presidente. Commissario, questa relazione che eh, firma la fine del motore a scoppio nel 2035 è l'esempio più eclatante dello scollegamento totale tra le elite europee e i nostri cittadini toglie l'iniziativa ai costruttori auto e li ingabbia in una logica del tutto elettrico che non sarà positiva né per l'ambiente né per il consumatore. Queste nuove norme, particolarmente pesanti per la nostra industria, non salveranno il clima. Lo sapete benissimo, la vostra dottrina che consiste nel misurare solo l'inquinamento che esce dai tubi di scappamento è un'impostura. Eh, ecologica questo permette di mettere sul tappeto tutto l'inquinamento non lo considera legato all'estrazione dei metalli rari per le batterie ma questo vi fa comodo ancora peggio nei paesi come il congo questa estrazione è resa possibile con il ricorso massiccio al lavoro dei bambini molti muoiono a causa dell'ismottamento delle condizioni sanitarie negative questa mancanza di uh, umanità è da vomitare il vostro progetto consiste nel sost nello spostare l'inquinamento delle centricità verso il terzo mondo, rilanciare questo testo rigettare il testo rilanciare i carburanti di eh, sintesi eh, significa fare degli automobilisti il capro espiatorio eh, della transizione ecologica grazie Chito grazie l'onorevole Vondra è grazie presidente onorevoli Commissario, questa deve essere una delle soluzioni più stupide di cui abbiamo parlato negli ultimi tempi. Io non ho nulla contro le auto elettriche, vanno bene nelle città, i, eh, ai giovani piacciono. Ma qui creiamo un monopolio e i monopoli sono negativi per la concorrenza. Questo è negativo per la classe media, per i disoccupati, per la libertà personale. E questo è positivo per la Cina. La Cina è davanti mh, in tutto questo e quindi io voterò contro. Dovremmo garantire eh, la neutralità tecnologica, dovremmo dare una possibilità ai carburanti sintetici, dovremmo dare una possibilità anche alla competizione. Solo la concorrenza stimolerà eh, l'innovazione e tutelerà la libertà dei cittadini. Grazie, grazie. Eh. L'onorevole Serdash ha una blue card. Chiedo scusa, onorevole Vondra, per lei c'è una blue card dalla collega Serdash. Vorrei invitare la collega Serdash a fare la sua domanda, prego. No, we don't ask That's non lo chiediamo più. I ask? Posso fare la domanda? Ecco, vorrei chiedere questo al collega. Ha letto la proposta? Perché quello che abbiamo negoziato eh, eh, significa emissioni di CO2 zero, quindi questo garantisce la neutralità tecnologica. Quindi questo permette non solo i veicoli elettrici ma di utilizzare anche altre nuove tecnologie che emergeranno in futuro. No? Noi chiediamo l'inclusione dei carburanti sintetici e questo non è stato accettato. Si dice solo nei considerando, ma il considerando non è giuridicamente vincolante, è solo una dichiarazione di un partito della dichiarazione della collezione tedesca, ma vogliamo includere la neutralità tecnologica, i carburanti sintetici nella legislazione e questo non è stato accettato. And... Eh. Ancora tempo? Cinque secondi. E poi eh, c'era stata fatta la promessa sugli euro 7 eh, in, come moneta di scambio. Thank you for the sì, grazie per aver vivacizzato il dibattito. Può farlo ancora. Non è Ernst. Grazie. Noi, come sinistra, eh, vogliamo che la vendita delle auto con motore a scoppio a partire dal 2035 finisca. È una decisione importante e buona questa ma onestamente gli obiettivi intermedi potrebbero essere un po' più ambiziosi, secondo me. E la cosa che non mi piace per niente, e trovo poco credibile, è proprio queste auto di lusso. Tutte eh, le auto che costano più di un milione di euro sono oggetto di deroga. 100.000 più o meno. E come se eh, loro... Uh, non emettessero CO2 ma fiori eh, noi facciamo così una politica non a favore di tutti. Per il camion abbiamo bisogno di una soluzione adesso e non possiamo far passare il tempo così, abbiamo bisogno di segnali chiari. E ancora una cosa, le emissioni nel settore dei trasporti non vengono ridotte solo con, cambiando il motolo, metodo di propulsione, abbiamo bisogno di una svolta di mobilità, di investimenti nelle auto elettriche ma anche nella ferrovia, ehm, una buona pianificazione urbana e un'altra visione della pianificazione territoriale e della politica dei trasporti e di questo che abbiamo bisogno meno auto significherebbe anche meno bisogno di eh, materie prime critiche e anche meno dipendenza dell'Unione Europea e più qualità di vita. Grazie Grazie l'onorevole Danzi Presidente, Commissario con questo accordo sulle emissioni di CO2 delle automobili e dei furgoni si sta imprimendo una svolta radicale reale e importante a tutela della salute dei cittadini. Io sono stata eletta in Lombardia e in Piemonte, una delle aree più inquinate d'Europa, un'area ricca ma dove l'aria è irrespirabile. Si stima che 15.000 persone nel 2020 sono morti prematuramente a causa dell'inquinamento e 80.000 persone muoiono l'anno a causa dello smog. Ma per rendere questo sviluppo uno sviluppo sostenibile occorre incentivare il trasporto pubblico. Le nostre strade sono piene di camion che trasportano beni verso tutta l'Europa. Bisogna sostenere le nostre piccole medie imprese e tutto l'indotto. Le nostre politiche devono essere politiche coordinate che tengono a conto anche della capacità fiscale del nostro Paese. Grazie, collega Danzi. L'onorevole Salini. Buongiorno, Vicepresidente. Io ho la certezza che vinceremo anche questa sfida. Ne abbiamo vinte anche di più complesse in Europa. Tuttavia, nell'analisi dell'accordo dell che è stato ottenuto con il Trilogo, rilevo che il principale problema è proprio di tipo ambientale. Perché se consideriamo cosa succede fuori dall'Europa, non può non colpire come i paesi, in particolare la Cina, dove spopola la soluzione della mobilità elettrica, sono esattamente i paesi in cui l'energia elettrica non viene prodotta da fonti rinnovabili. In Europa, dove invece il modello di sviluppo è sempre stato più votato alla prudenza, al mix, al tentativo di armonizzazione delle soluzioni, la produzione di energia è fortemente orientata alle fonti rinnovabili. Il mix europeo è buono, non distruggetelo, non contestatelo acriticamente. E soprattutto abbiate più prudenza linguistica. Non chiamatele auto pulite a zero emissioni, altrimenti vi chiederemo di chiamare anche le centrali nucleari. Centrali pulite, centrali a zero emissioni. Attenzione il problema industriale arriva un attimo dopo. Il problema ambientale è il primo problema sul quale siete stati troppo disinvolti ed è la ragione per la quale oggi, nel voto che avremo, molti anche nella parte sinistra di questo emiciclo non voteranno questo accordo perché c'è un problema legato all'armonizzazione puntuale tipicamente europea tra le ragioni dell'ambiente e la regione dello sviluppo grazie grazie onorevole Salini l'oratore Onore successivo eh, Mohamed Shameem, prego. Grazie, presidente. Qui eh, molti dei vostri figli conosceranno i cars che sono delle auto in un fumetto in cui sono auto a, con motore a vapore, a suo tempo una tecnologia che non costava molto e che poi è stata sostituita da quella a, a combustione. Ora come ora vediamo parallelismi sorprendenti rispetto ad oggi. Eh, andate a vedere il filmino perché. Eh, da molti dubbi, e questo da dove viene? Dalle campagne denigratorie contro questa legislazione in quest'Aula. Eh, nel 1924 a Stanley avevano chiuso le porte della fabbrica perché non riuscivano a sopravvivere rispetto alla concorrenza. Oggi sarà altrettanto difficile rimanere competitivi. L'auto elettrica di oggi costa sempre meno, costerà sempre meno. La concorrenza contro l'Europa è, è dura, ma se vogliamo aiutare la nostra industria a renderla resistente al futuro e mantenere la nostra competitività, oggi è indispensabile eh, votare a favore di, questo, di questa legislazione. Lo faremo raggiungendo i nostri obiettivi ambientali, migliorando la qualità dell'aria e evitando che ci siano casi come quello di Stanley in Europa con auto che non possono farcela. Collega, collega, non torni al suo posto, scusi, perché ha una scheda azzurra. Vuole rimanere per rispondere? La parola all'onorevole Keyens per due minuti. Grazie Presidente, grazie collega Shahin per un messaggio forte, un ottimo esempio, ma nonostante questo io ho una domanda molto importante da rivolgerle, perché lei ha citato... Molto bene l'esempio dell'auto personale con il veicolo a vapore che è esistita per qualche anno e poi naturalmente ha cessato di esistere negli anni venti, circa cent'anni fa diciamo. E la mia domanda estremamente importante è questa. Eh, il, il motore a vapore eh, per l'auto personale è stato vietato in modo amministrativo da qualcuno perché io non l'ho mai sentito questo. Grazie, senta. Io qui sto cercando di trovare argomenti perché quelli a favore della protezione del clima sono abbastanza chiari, ma io sto cercando di spiegare qui di che cosa si tratta da un punto di vista economico e sto cercando di argomentare in funzione di quello. Se guardiamo gli Stati Uniti con l'appoggio che danno alle auto elettriche e quando vedo mercati asiatici che vendono in Europa prodotti che sono molto più avanzate rispetto al mercato europeo, mi preoccupo eh, che noi siamo troppo lenti e mi chiedo se avremo la possibilità di mantenere il settore automobilistico in Europa. Bisogna segnare il quadro e noi cerchiamo di fare proprio questo. Grazie. Era solo uno il cartellino Presidente? Sì, solo uno. Grazie. L'oratore successivo è l'onorevole Vici. Uh, upnej emisii, uh, è... Grazie Presidente. Il divieto delle emissioni di CO2 dai trasporti stradali è un segnale eccellente per il clima ed è positivo per il futuro del settore dei trasporti ma anche per la nostra sanità pubblica. La Slovacchia alla produzione pro capite più elevata quindi non è un passo diciamo definitivo ma è comunque molto importante nel nostro paese al suo peso noi dobbiamo riformare eh, riqualificare i lavoratori del nostro settore sono molto lieto che in questo documento ci sia un testo in questo senso. Questo garantisce che la mobilità elettrica possa essere sia ecologica che equa. Abbiamo bisogno di un nuovo sistema di produzione di batterie che non dipenda eccessivamente da paesi terzi. È importante per la produzione delle batterie anche il rispetto delle norme ambientali. Non possiamo lasciare che sia la natura a pagare il prezzo e la transizione deve essere equa. Grazie. Wietzik, ja Kiaran... Grazie, onorevole Vicik. Do adesso facoltà all'onorevole. Grazie, vicepresidente Autala, vicepresidente esecutivo Timmermans. Credo che fosse l'autore Schiller tedesco che diceva che il futuro arriva lentamente, il presente vola e il passato si resta immobile per sempre e sembra che in quest'aula il passato resti ancora immobile ma questa settimana votiamo per un accordo storico che farà dell'Unione Europea il primo blocco regionale che entro il 2035 vieta la produzione di motori a combustione interna e questa è azione per il clima ma si tratta anche di lavorare per aria più pulita nelle nostre città l'elettricità verde è quella più pulita, è quella più efficiente per il trasporto stradale, per le auto e i furgoni ma anche per i camion e gli auto e mi auguro che vedremo lo stesso livello di ambizione nella legislazione che verrà approntata entro breve per questi veicoli. Questi veicoli sono eh, importanti ma bisogna che certe soluzioni siano riservate alle navi e agli aerei. Bisogna ridurre l'inquinamento dell'aria e i benefici di questa normativa saranno enormi per i cittadini. Bisognerà accompagnarla con investimenti enormi per il trasporto e eh, cercare non solo di eh, sostituire le auto con veicoli el elettrici ma anche cambiare modo di viaggiare. Credo che questo sia molto importante per il settore dei trasporti stradali. Grazie. Grazie, collega Kaff. A facoltà. L'onorevole Hakkarainen. Chiudo che Grazie Presidente. Quando. L'Unione Sovietica è crollata, il mondo intero aveva tirato un sospiro di sollievo dicendosi: ecco, adesso non c'è più l'Unione Sovietica. Ma in realtà questa non è stata una situazione che è perdurata. Oggi la metà del mondo sta rincorrendo un'idea che non esiste. Sono tutti presi da questa nuova religione climatica e si scordano tutte le problematiche che si vengono a creare, per esempio per l'industria automobilistica europea, per non pensare poi ai cittadini che eh, hanno un'auto personale che vorrebbero utilizzare. Bisogna prendere in considerazione l'intero ciclo di vita di questi veicoli. E Abbiamo bisogno di un'evoluzione prima di poter riuscire a fare a meno dei motori a combustione. Non ci siamo ancora. Grazie. Grazie a lei, la collega Zalet. Grazie, vicepresidente Vice Presidente, Vice Presidente Timmermans, colleghi. Questo è un attacco contro la privacy, contro la titolarietà privata e contro il mercato libero. Questo non farà che peggiorare la crisi dell'energia. E non dimenticate che la batteria è piena di lizio, che costa caro che è una catastrofe per l'ambiente, la cui estrazione è disastrosa per l'ambiente e le emissioni di CO2 per estrarre una tonnellata di litio sono gigantesche. Dopo gli scandali nel gruppo socialista, dopo gli scandali nel gruppo dei verdi e tutto quello che ancora vedremo, io mi rivolgo all'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo affinché torni a guardare questo regolamento per capire chi c'è dietro, chi ha pagato e quanto per la distruzione dell'economia europea. Grazie. Grazie, onorevole Zalewska. A ah, facoltà, l'onorevole Mesur. Commissario, cari colleghi, a prima vista il divieto della vendita di nuovi veicoli a motori termici o a combustione entro il 2035 è un'ottima cosa perché le emissioni di CO2 delle nostre auto non solo sono responsabili del riscaldamento climatico ma sono nocive per la salute di milioni di persone e per l'aria cattiva che respirano. Ma è considerare responsabile di perseguire questi obiettivi senza considerare altre soluzioni. Intanto arrivare a un parco automobilistico al 100% elettrico non va, sono troppo care, bisognerebbe pensare a quelle di seconda mano a combustione anziché comprare subito le elettriche. Poi se è vero che non inquinano l'atmosfera, cosa avviene con la produzione? Il litio viene estratto con un inquinamento notevole. Inoltre né litio né cobalto né terre rare vengono utilizzate e trovate oggi in Europa, cosa che ci rende strutturalmente dipendenti da altri continenti per l'approvvigionamento. Inoltre eh, per il protezionismo arrivano i veicoli cinesi sul nostro mercato. Oggi il 5% ma sarà il 20% entro due anni, con conseguenze per industria automobilistica eh, come chiusure di imprese che oggi danno lavoro a più di 13 milioni di europei. Inoltre più auto elettriche significa più necessità di elettricità. La liberalizzazione del settore di energia mh, invece è stagnante in Europa. Anche eh. quest'inverno stiamo vedendo le, i primi tagli dell'elettricità. Quante nuove centrali nucleari o a carbone saranno necessarie a termine per far funzionare un parco veicoli europeo di più di 280 milioni di auto e Elettriche. non è serio andare verso auto meno inquinanti certo è necessario ma bisogna anticipare le necessità e includere il tutto in una vera pubblica eh, politica dei trasporti comuni, grazie Onorevole Urik Commissario Presidente qualcuno con una formazione tecnica ha studiato questa proposta di direttiva questa proposta volta a ridurre le emissioni oltre quello che è eh, fisicamente possibile sarebbe respinta da chiunque abbia un minimo ehm, di preparazione scientifica, solo il 13% dell'8% delle emissioni di cui parliamo proviene dall'industria dell'auto. Quindi questo sicuramente non, serverà, non salverà il clima. Si parla di vietare il motore a scoppio nel 2035 per le nuove auto e i cittadini dovrebbero comprare auto elettriche. Ma dove troveranno i soldi? E, e, anche per pagare l'elettricità stiamo creando una dipendenza, dipendenza dal litio per la produzione delle batterie. E gli asiatici già dicono che non venderanno batterie all'Europa. Questa sarà la fine eh, dell'industria dell'auto in Europa. Bisogna pensarci bene. Il tutto deve anche reggersi economicamente per i cittadini. Grazie all'onorevole Ulrika, a facoltà all'onorevole Thaler. Signora Presidente, signor Vicepresidente, cari colleghi, voglio dire onestamente che è stato facile, più facile in passato parlare qui su questo tema in plenaria perché secondo me oggi parliamo di un errore storico. Pa vietiamo il motore a scopo, era è sbagliato e eh, rimane sbagliato. Ci mettiamo in una nuova dipendenza per le terre rare, i metalli rari dalla Cina, per le batterie, per le auto, per cui non abbiamo alcuna alternativa ammessa. Rinunciamo ai lavori verdi in Europa, alla creazione di valore aggiunto e indeboliamo la nostra posizione come in continente industriale. Il tutto senza realizzare l'obiettivo globale del clima. Eh, neanche un po'. Interpretatemi male. Fare politica climatica attivamente non deve essere messa in discussione in questo mio intervento, però una buona soluzione non è mai bianco o nero. La neutralità tecnologica è l'unica possibilità per prendere due piccioni con una fava, ovvero mantenere competitività in Europa e l occupazione in Europa e essere rispettosi del clima. Un motore eh, per esempio, con i fuel della Danimarca o a uh, carburanti bio dall'Austria aiuta più il clima rispetto a un'auto elettrica dalla Cina o dall'America con un motore uh, elettrico uh, che viene prodotto col carbone. Ecco perché io voterò contro questo divieto. Grazie, l'onorevole la facoltà, l'onorevole Scialdemose. È positivo per il clima tutto questo ed è necessario se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi climatici e rispettare gli accordi di Parigi, ma il PPA è contrario perché teme la perdita di posti di eh, lavoro nel settore dell'auto. Io sono a favore perché se non approviamo questa legislazione lì si perderà occupazione. La transizione green è collegata al clima ma è collegata anche alla crescita e all'occupazione. Il futuro è la transizione green, non dobbiamo cercare di rimanere attaccati a tecnologie inquinanti e vecchie. Con la data per il phasing out lanciamo un segnale chiaro, abbiamo una nuova concorrenza, chi farà le migliori auto creerà crescita e occupazione con un impatto positivo sull'ambiente. Quindi eh, invito il PPE a, a, a votare a favore, questo per il bene dell'ambiente ma anche dell'occupazione. Grazie l'onorevole Solis Perez. Grazie Presidente. Grazie Presidente Commissario, oggi votiamo una delle normative più importanti di questa legislazione, il divieto dei veicoli a scoppio a partire dal 2035 con tutto quello che ne deriva per le città ma anche per l'industria, un'industria strategica che eh, ingloba non solo grandi eh, produttori ma anche piccole industrie che hanno reso l'Europa leader a livello mondiale per questo sono fondamentali i tre punti di quello che votiamo oggi, uno, dobbiamo dare sicurezza al settore affinché possa dirigere i suoi investimenti verso l'elettrificazione. Non bisogna cambiare le regole del gioco ogni cinque anni né eh, inserire più ostacoli e eh, bastoni nelle ruote. Faccio riferimento a Euro 7. Poi questa ambizione non si capisce se non garantiamo i punti di ricarica. Abbiamo bisogno di obiettivi obbligatori per Paese. Non possiamo ridurre e neanche di una virgola la nostra ambizione nell'aria. Tutto questo bisogna farlo per mano dell'industria, per questo per me era importante che questo regolamento includesse una clausola di revisione nel 2027 dove si valuteranno le tecnologie disponibili, il progresso annuale, l'attuazione e, e quindi insieme con il settore si garantirà che è fattibile arrivare al 2035. Grazie, Grazie onorevole Solis Peres, l'onorevole Grunenberg. Presidente, signori e signori, oggi festeggiamo uno dei successi centrali del Green Deal europeo, ovvero la svolta per i motori uh, automobilistici. automobilistici già qui. Da anni aumentano le emissioni, però con uh, questa decisione per il 2035 si fa un passo importante, il passaggio alla mobilità elettrica è così certa e finalmente chiamo certezza e chiarezza tecnologica per l'industria. Ecco perché eh, con il Consiglio sto negoziando anche per... Uh, un dispiegamento di infrastrutture di colonnine di ricarica in tutta Europa. Un terzo delle emissioni verrà così eliminato e eh, sblocchiamo anche il traffico sulle strade, anche per il trasporto merci eh, su veicoli leggeri e con uno spostamento drastico verso le ferrovie. Abbiamo bisogno anche eh, entro il 2040 di una svolta analoga per i camion perché altrimenti i nostri obiettivi climatici, lo sappiamo, non saranno...

Commissario, è assolutamente condivisibile puntare a una riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti, ma tale piano deve avere obiettivi realistici e non produrre aggravi di costi per cittadini e imprese. L'attuale soluzione in votazione è una sostanziale forzatura verso la sola opzione elettrica. Non una scelta del mercato, bensì una imposizione del legislatore ed una violazione del principio di neutralità tecnologica. Imposizione che mette sostanzialmente la parola fine a uno dei settori europei di eccellenza a livello mondiale, senza contare l'importanza di tutta la filiera adesso collegata, dalla componentistica alla manutenzione e del grande numero di lavoratrici e lavoratori europei impiegati nel settore automotive. Non ci sono ancora né le infrastrutture né le tecnologie per arrivare avviare una simile rivoluzione nel settore dei trasporti di avvantaggiare ulteriormente i nostri competitor internazionali che detengono materie prime e brevetti. Vanno inoltre soppesati i costi ambientali a cui andremo incontro, dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento delle batterie a fine vita. Stiamo passando dalla dipendenza russa con il gas metano a quella della Cina con le terre rare e come sempre, purtroppo, saranno le classi meno ambienti e più deboli a pagare il vero prezzo di questa scelta con veicoli sempre più costosi. Grazie grazie a Un'auto per ogni operaio. Una bella frase di Den Daniel da quando i socialdemocratici difendevano ancora le persone, nel periodo in cui i partiti ancora sostenevano il progresso, quel periodo ormai è finito, l'ideale per un'auto per tutti ormai minaccia la, di estinguersi. Il FFD è responsabile per il piano per, di eliminare il 2035, di eliminare tutte le auto a combustione, restare con solo le auto elettriche con le batterie che costano tantissimo, toglieranno l'auto tanti milioni di olandesi e questa non è una conseguenza di una, della politica, è politica, una nuova politica in sé. L'Olanda diventerà una grande città piena di eh, auto prefabbricate, di eh, case prefabbricate, migranti e turbine eoliche. Senza agricoltori senza auto private, senza libertà. Io voglio mantenere la mia bella Olanda e quindi voglio mantenere la mia libertà, mi opererò a questa agenda. Grazie, onorevole Kolakusic. Colleghi, cittadini, avremo Toyota, Mazda e che ci diranno che i responsabili politici non devono eh, immischiarsi e non devono eh, imporre lo sviluppo dell'elettrico. Rischiamo eh, di mettere in difficoltà lo sviluppo di queste eh, industrie. Io vi dico quanto segue. Con mh, queste leggi imposte, se per esempio oh, Fermiamo Tesla nella sua corsa. Ebbene, penso che ritorneremo al XIX secolo. Stiamo imponendo un unico tipo di industria automobile. Questo non è accettabile. Non possiamo limitare lo sviluppo. Noi abbiamo intenzione di avere milioni di auto elettriche. Questo farà esplodere la domanda e molti dell'elettricità e molti non potranno pagare le bollette, qualcuno al Parlamento europeo ha fatto il calcolo per sapere di quanti kilowatt avremo bisogno per alimentare tutte queste auto elettriche grazie grazie eh, onorevole, qualcosa, facoltà onorevole grazie vicepresidente e cari colleghi è sbagliato vietare i motori a scoppio per la nostra industria e questo è un colpo fortissimo, senza dubbi, le auto elettriche hanno un buon futuro soprattutto se l'infrastruttura verrà veramente creata in maniera capillare per la ricarica perché un'auto eh, elettrica senza questa infrastruttura non può funzionare però non è mai stato giusto puntare su un'unica tecnologia la neutralità tecnologica è quella che chiedono i nostri tempi i carburanti alternativi i carburanti sintetici la tecnologia dell'idrogeno hanno anche loro un grande potenziale e per la protezione del clima vorrei dire che dobbiamo anche avere l'obiettivo di far sì che quelle auto che sono già passate adesso siano più pulite. Questo è possibile farlo solo con carburanti alternative. Più di eh, 67 milioni di auto in Germania attualmente sono in circolazione e su quale è che bisogna puntare e non è possibile che nei prossimi anni rapidamente tutti dovranno comprarsi un'auto elettrica, cari colleghi. Un... Il di, di questo tipo di motori non è sociale e non serve in termini di obiettivi climatici perché nessuno può credere che eh, il motore a scoppio dell'Europa verrà ancora prodotto in Europa per altri. Mm, indeboliamo così la nostra industria e le nostre imprese scapperanno dall'Europa. Una politica industriale catastrofica. Grazie, No, mi scuso. C'è una blue card, eh, se può tornare cortesemente, onorevole nibler. Sara cerdas. Onorevole serdash fare la domanda. Microfono. Presidente, colleghi, vorrei chiedere dei chiarimenti perché non riesco a capire la prospettiva del vostro gruppo politico per quanto riguarda l'azione per l'autocancro. cancro. Sappiamo che il 10% dei tumori sono provocati dall'inquinamento atmosferico. Sappiamo anche che queste emissioni di CO2 sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico. Qui parliamo di neutralità tecnologica al tubo di scappamento, quindi ridurre queste emissioni avrà eh, importanti benefici per l'ambiente e la salute. Non riesco a capire come il vostro gruppo politico sia in prima linea nella lotta al cancro, ma poi sia contrario a questa proposta che avrà un impatto immediato positivo per la salute dei cittadini. Vorrei avere questo chiarimento. Collega, è semplice la risposta, forse... Collega, spero che mi abbia ascoltato bene. La sua domanda è facile da rispondere. Come eh, rendiamo il settore dei trasporti più pulito con gli obiettivi di CO2 ridotti anche eh, per il trasporto su strada? Sono d'accordo che se puntiamo su nuove tecnologie lo si potrà fare, non un'unica tecnologia, non solo la, la mobilità elettrica. La produzione di un'auto elettrica richiede anche più eh, dispendio energetico. La soluzione sarebbe migliore se eh, si puntasse a migliorare la flotta di veicoli esistenti rendendola neutrale alle emissioni di CO2 senza puntare solo sulla mobilità elettrica. Abbiamo bisogno invece di biocarburanti, carburanti alternativi e anche della tecnologia dell'idrogeno. Puntare solo su un unico cavallo non serve. Sono convinta che eh, si debba permettere una pluralità di tecnologie. Blue card is half a Quindi la blue card, mezzo minuto e mezzo minuto. A ah, facoltà, non levo le volevo no? President. Grazie, Presidente. Commissario, vengo da una regione eh, in cui l'aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto a quella media a causa dell'aria inquinata che si respira. Abbiamo comunque tante persone che preferiscono usare la loro auto vecchia di vent'anni piuttosto che utilizzare il trasporto pubblico. La Bulgaria eh, spesso è ai primi posti nelle classifiche di aree più inquinate e vengo da una regione in cui eh, l'industria considera l'elettrificazione come una nuova possibilità per eh, più crescita e occupazione nel settore, una possibilità per diventare più competitivi, più forti in un mercato che si sviluppa rapidamente, vengono una regione in cui il basso reddito dei cittadini è una barriera per attuare la tecnologia e quindi l'accessibilità è una questione seria. E investimenti in questi veicoli e incentivi ridurranno i costi e questo eh, permetteranno anche degli acquisti di seconda mano. Non eh, ci si può più chiedere se è necessario passare a emissioni zero. Bisogna fornire il quadro legislativo in Europa che è necessario. Più saremo rapidi, prima vedremo i benefici dei nostri sforzi. Grazie. Grazie. L'onorevole Kasbro, un minuto. Presidente, commissario, cari colleghi, la alle spalle è ehm, il motore elettrico e andare avanti con questo motore a scoppio e andare avanti con il motore elettrico e significa puntare su meno emissione e anche eliminare la dipendenza da Putin e altre dittature ogni volta che facciamo il pieno i carburanti fossili ormai appartengono al passato e serve orientamenti chiari per l'industria per la svolta e il cambiamento la prevedibilità degli investimenti sono un elemento chiave per mantenere il passo con questa svolta epocale. Contemporaneamente, quando chiediamo il passaggio al motore elettrico, dobbiamo far sì che ci sia una produzione di elettricità senza emissioni nell'Unione Europea. e batterie sostenibili, eh, l'elettricità, e concludo così. Eh, non porrà eh, fine alla nostra mobilità. L'era della pietra non ha posto fine all'utilizzo delle pietre, per esempio, in sé. Timmermans, Commissario Timmermans, colleghi, siamo in una triplice crisi di cambiamento climatico, inquinamento e perdita senza precedenti di biodiversità a livello planetario. La soluzione di tutto questo sarà tra le sfide più difficili mai eh, affrontate. Una delle cose che dobbiamo innanzitutto considerare è come trasformare il nostro settore dei trasporti. E proprio oggi abbiamo fatto un grosso passo avanti con un voto storico per la conclusione della vendita di tutte le auto a benzina e a con diesel entro il 2035 ma non basta, dobbiamo anche investire massicciamente nei trasporti pubblici in servizi pubblici accessibili in elettricità e infrastruttura di ricarica che sia a un prezzo ragionevole oggi noi stabiliamo una nuova visione per le città per le aree rurali per un'Europa a misura umana anziché a misura del traffico, grazie yes, uh, no,

l'UE all'8% di eh, partecipazione alle emissioni di CO2 a livello mondiale e di questo il 15% del settore trasporti nell'UE. Il 15% dell'8% è alla fine l'1,2% dell'emissione mondiale di CO2. Il divieto del motore a combustione a partire dal 2035 e a livello mondiale avrà un impatto di esattamente 1,2% a livello mondiale. Però per questo 1,2% l'industria europea, di di posti di lavoro e distruggete il benessere in Europa. Cina, India, Russia, Stati Uniti d'America scuotono il capo vedendo questa follia e si sfregano le mani perché anche solo con le 209 energie a carbone che sta costruendo la Cina questo 1,2% di riduzione di eh, emissioni di CO2 all'interno di una settimana saranno già state parificate, annullate. Voi state soltanto distruggendo l'Europa, è una follia. Uh, Grazie a facoltà l'onorevole Lundgren, un minuto. L'onorevole Lundgren parlerà dal suo seggio. Grazie Presidente. Il 2035 sarà, vedrà il divieto del diesel e della benzina. È veramente una scelta pazzesca, un errore, lo stesso errore che eh, nella questione energetica hanno fatto la Germania e altri paesi quando hanno rinunciato al nucleare e eh, hanno scelto altre fonti di produzione per l'energia e per l'elettricità. Stessa cosa vogliono fare adesso per, obbligando ehm, la, i, i, i cittadini adesso a rinunciare alla loro auto. Come si costruisce un'auto elettrica? Come si ricarica? che abbiamo dell'elettricità o un'auto elettrica non ci sono alternative e invece queste alternative ci sarebbero um, per esempio senza seguire i fanatici della batteria che chiedono, credono di trovare la soluzione a tutti i problemi il litio il cobaldo eccetera um, sono fra i minerali che um, per più del 10% non si trovano nei nostri paesi le energie, le auto elettriche, non uh, potranno essere così uh, realizzate facilmente. Puntiamo piuttosto sulle alternative. Commissario, colleghi. Abbiamo di fronte a noi delle sfide ambientali molto difficili. L'obiettivo di riduzione delle emissioni nei prossimi anni, il trasporto inquina l'ambiente e contribuisce negativamente ai cambiamenti climatici. La proposta che abbiamo di fronte agli occhi è molto ambiziosa, forse troppo ambiziosa e troppo difficile da realizzare nella soluzione di uno dei problemi, non dobbiamo però causare dieci nuovi problemi contemporaneamente. Mi si pone tutta una serie di questioni sul senso di alcune soluzioni proposte, per esempio è veramente necessaria un'eliminazione totale, un scoppio totalmente nel 2035, si migliorano le tecnologie anche di questi motori con carburanti alternativi, per esempio. Spesso è meglio avere a disposizione più possibilità piuttosto che puntare solo su una, chiudendo la porta a tecnologie già esistenti che si stanno migliorando continuamente già adesso. È arrivato il momento per soluzioni più ragionevoli, per cui i nostri cittadini ci ringrazieranno è per questo che siamo stati eletti in ultima analisi vogliamo che non possano più spostarsi e permettersi una propria auto o guidare vecchie auto fino a quando non rimarranno fermi per strada grazie il prossimo Cesar Luena un minuto grazie presidente Oggi abbiamo un dibattito che mi sembra che ci lasci di fronte a una serie di domande e riflessioni veramente importanti. Dobbiamo ridurre il CO2, vogliamo rallentare il riscaldamento quando veicoli e eh, furgoncini emettono solo una quinta parte di queste emissioni con i loro motori a combustione? Ebbene, la risposta chiara è sì. Vogliamo una mobilità sostenibile, accessibile e pulita? Ma quante volte abbiamo parlato qui? Eh, la maggioranza, non solo i progressisti, abbiamo sempre parlato di questo, da tempo. Vogliamo trasformare la nostra industria per adattarci ai cambiamenti tecnologici e diventare leader in un settore in cui si dice che gli Stati Uniti e Cina ci stiano superando? La risposta è sì, di nuovo. Quindi se noi prendiamo la decisione di smettere di vendere veicoli con motori a combustione interna entro il 2035, abbiamo questi tre obiettivi, riduzione delle emissioni, promozione della mobilità sostenibile e trasformazione del settore per essere competitivi, concorrenziali. Quindi speriamo che questo dibattito serva a consolidare la maggioranza avviata col patto verde europeo che oggi non possiamo perdere. Grazie. Grazie. A ah, facoltà il collega eh, Bausa Diaz. Prego, José Ramón. Grazie, Presidente. Commissario, molti dei presenti condividono l'obiettivo comune, riuscire a ridurre le emissioni nel settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica. Ma anche così è chiaro che il percorso per arrivare a questo obiettivo ci distingue, ci differenzia. Il voto che terremo oggi in questo Parlamento per questo solleva diversi dubbi. Io mi sono dispiaciuto del fatto che non abbiamo eh, ricordato un principio di base che da anni difendiamo in molti, la neutralità tecnologica. Eh, la neutralità del parco tecnologico automobile è una possibile soluzione, ma non è l'unica perché se non ci lanciamo soltanto. All'elettrico eh, miglioriamo la situazione. Il resto del mondo, intanto che noi ci buttiamo sull'elettrico, continua a fare motori più sostenibili o trovare alternative tecnologiche che vanno al di là del semplicemente elettrico. Vietando i motori a combustione dal 2035 qui in Europa avremo creato uno svantaggio concorrenziale proprio per noi e temo che questa politica di emissioni per auto e per furgoni poi venga seguita da quella per i veicoli pesanti e camion. Commissario, questo tipo di misure, ricordiamolo, ha un costo sociale ed economico che sarà ancora più grande per i cittadini. Grazie. Grazie. Il prossimo oratore è il collega Dall'Unde. Un minuto, prego. Grazie Presidente, colleghi, commissario. L'era dell'auto a benzina è ormai finita, la rivoluzione delle auto elettriche è arrivata. Ogni auto che vendiamo sul mercato oggi, in media, avrà 20 anni di vita. 20 anni è una buona media, dovremmo arrivare quasi a zero emissioni dopo questo ciclo di vita per un'auto. Continuare a vendere eh, auto a benzina adesso, persone che le comprano adesso, nei prossimi anni, auto, ehm, permetterà loro di non rinunciare alla loro auto dopo il 2035 temporaneamente. E questa è una politica intelligente. Eh, chi vende auto elettriche contemporaneamente sul mercato ha un um, vantaggio competitivo già oggi. Eh, più auto elettriche sul mercato nazionale può far crescere il nostro mercato l'auto la, ehm, a benzina, quindi ormai parte del passato. È arrivata la rivoluzione dell'auto elettrica. Buongiorno Presidente. L'ossessiva ricerca di una neutralità climatica rischia di creare una vera e propria tragedia sociale. Il divieto da qui a pochi anni dei motori a combustione, voluto dal Green Deal, interesserà famiglie, territori, lavoratori e l'industria automobilistica, richiedendo ingenti investimenti pubblici e privati. Voglio esprimere in quest'Aula tutta la mia preoccupazione per il fatto che a fronte di valutazioni politiche precoci i costi economici, industriali, sociali e ambientali della transizione siano stati sottovalutati. Oltre ad avere costi proibitivi per la maggior parte dei cittadini europei, i veicoli a batteria non sono del tutto a zero emissioni. Inoltre bisognerebbe porsi serie domande sulle nostre reti elettriche e sulle scarse infrastrutture di ricarica attualmente esistenti. Ancora una volta, se non si inverte la rotta e non si affronta il tema della neutralità climatica con un po' di sano realismo, a pagare il conto della miopia dei burocrati europei saranno le famiglie e le imprese. Grazie.

è il più grande progetto per l'umanità che sia stato finanziato con l'uso di denaro pubblico. Ecco perché bisogna essere certi che avvenga in modo efficiente. È molto positiva l'idea di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. I veicoli elettrici, però, le auto elettriche non sono la risposta più efficiente. Un divieto a breve termine di vendita di autoveicoli con motore a combustione interna non è una soluzione che io trovi accettabile. La rimozione di una tonnellata di emissioni di CO2 costa 100 euro. Scegliere però il percorso delle auto elettriche costerà 10 volte tanto e non è questo il modo di fare le cose. Grazie. A facoltà l'onorevole Cagna, un minuto e mezzo. Thank you, Chair. Grazie Presidente, caro Vicepresidente, cari colleghi. Io credo che i veicoli elettrici siano il futuro della mobilità e io non sono certo un fanatico della combustione, visto che vivo in una città che ha problemi gravissimi di qualità dell'aria. Inoltre nel mio paese, in Bulgaria, noi... Non produciamo motori a combustione interna e abbiamo una forte industria automobilistica che potrebbe essere molto avvantaggiata da una profonda trasformazione del mercato della mobilità. Nonostante questo io non voterò per un divieto amministrativo totale dei motori a combustione interna e non lo farò perché credo che i divieti amministrativi non porteranno alle trasformazioni che invece aspichiamo. Anzi, al contrario, temo veramente che un divieto amministrativo conduca a un'industria eh, eh, costosa e eh, pigra del, dei veicoli elettrici in Europa e rimarremo lì bloccati. Ricordare che non abbiamo chiuso l'età della pietra perché non avevamo più pietre e non abbiamo abbandonato l'età della pietra perché è stato vietato amministrativamente l'uso delle pietre, no. Il progresso è sempre stato ottenuto grazie alla tecnologia, grazie all'iniziativa e grazie alla concorrenza. Questo è questo che ci ha portato in avanti. Io credo che arriveremo a una società neutrale in termini di combustione e di clima senza l'uso di carburanti fossili per la mobilità, ma non certamente grazie a divieti amministrativi. Grazie. La collega Frison per un minuto. Commissario, abbiamo una votazione storica da fare oggi. Abbiamo una chance per bloccare i nuovi motori elettrici, a scoppio a partire dal 2035. Questa evoluzione va rapidissimamente, si diventano sempre migliori, costano sempre meglio e eh, saranno più intelligenti dal punto di vista climatico. Sarà più eh, rapido a produrli con questo nuovo orientamento con una data fine chiara per il motore a scoppio e il biogas eh, è stato, avrebbe dovuto essere incluso meglio così avremmo potuto sostenere più a cuor leggero questo accordo. Non è responsabile per la destra per il PPE, non sostenere questo accordo eh, raggiunto. È arrivato il momento di assumersi la responsabilità, è arrivato il momento di assumersi la responsabilità per il clima, scegliere la giusta strada per le auto neutrale dal punto di vista del clima e, e positivo per la salute. È arrivato il momento di farlo adesso. Grazie. Un minuto. Presidente, colleghi, vogliamo raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi. E ovviamente dobbiamo contribuire a far sì che eh, ci sia una decarbonizzazione dei motori per le auto. Abbiamo bisogno di innovazione e spirito eh, inventivo. Abbiamo sempre lottato affinché questa tra eh, trasformazione fosse aperta dal punto di vista tecnologico perché il motore a scoppio può essere neutrale dal punto di vista alternativo o con carburanti alternativi. Il motore a scopio in sé non è nocivo per il clima, ma è il carburante la questione, come viene alimentato. e Abbiamo chiesto alla Commissione di fare una nuova proposta su come in futuro eh, il motore a scopio possa essere utilizzato ulteriormente con eh, carburanti alternativi neutrali dal punto di vista del clima, ma questa proposta purtroppo non è ancora arrivata. Non esiste alcun motivo ragionevole per vietare il motore a scoppio in secco, perché io non voterò a favore di questo uh, risultato. Perché se lo vogliamo vi vietare significa che abbiamo paura dell'innovazione e della concorrenza, ed è invece quello che ci serve proprio per la decarbonizzazione. In materia di ecologia punitiva, l'Unione Europea si caratterizza dal sempre di più. La transizione ecologica non può assomigliare alla rivoluzione culturale cinese. Per quanto riguarda gli automobilisti, è ancora meno giustificato perché sappiamo che non sono le auto ad essere la causa principale dell'inquinamento. Accanendovi contro di loro eh, cercate un capo espiatorio, non potete eh, lottare contro la realtà, contro eh, i cittadini spesso con poco reddito per cui l'auto non è un lusso ma una necessità. Non potete continuare nel eh, solo elettrico quando non abbiamo né le capacità di produzione né il controllo delle componenti indispensabili per questa filiera. Ancora una volta, intraprendete eh, una strada ideologica, quella che vi ha portato a scomunicare il nucleare, energia eh, pure senza carbonio, una scomunicazione ha di la dipendenza eh, energetica dell'Europa. Questo accecamento porta oggi i nostri paesi in una crisi che, di cui non abbiamo ancora finito di pagare il prezzo. Grazie. A facoltà Onorevole Giambaschi. Un minuto parla dal suo seggio. Vorrei chiedere al collega di eh, seguire l'ordine degli interventi sullo schermo. Colleghi, Presidente, grazie. Commissario, questa proposta è scandalosa. Io sono relatore e Dovrei dire che questa proposta è un attacco al cittadino medio eh, da parte delle lobby eh, verdi e green che seguono qui in quest'Aula. Chi ci dice quanto costerà un'auto elettrica, quante ore di lavoro minorile ci saranno? Nessuno. Uh, però può dare questo tipo di dati. Uh, certo, perché questo non rientra nella logica. Questa è una relazione che va contro i eh, semplici cittadini contro chi vuole semplicemente avere un'auto per potersi spostare. E io ho una domanda ai socialisti. Come mai voi socialisti quando uh, lanciate questi attacchi contro uh, come mai lanciate questi attacchi contro i cittadini semplici e poveri? L'onorevole Stefanek, un minuto e mezzo. Yeah, Colleghi, Presidente, sappiamo tutti che la transizione della nostra economia verso la sostenibilità è importante. Questo è un voto per la riduzione delle emissioni è un uh, obiettivo chiaro ma la trasformazione deve essere ragionevole mh, considerando uh, l'occupazione nuove tecnologie è giusto voler essere ambiziosi in termini di obiettivi per tutelare l'ambiente è anche eh, importante salvaguardare la neutralità tecnologica non possiamo uh, prevedere il futuro non sappiamo che innovazioni e che miglioramenti ci aspettano è importante quindi dare una possibilità un'opportunità a tutte le tecnologie nel settore dell'auto non solo l'elettrico c'è cioè l'idrogeno ci sono i carburanti ibridi ma eh, ci saranno nuovi carburanti che permetteranno eh, ai motori a scoppio di eh, rispettare gli obiettivi climatici. Abbiamo bisogno di soluzioni efficaci che ci daranno i risultati eh, voluti. Vietare il motore a scoppio non è necessariamente giusto. Dovremmo decarbonizzare l'Europa, non industrializzarla. È sbagliato buttare via decenni eh, di capacità in un settore in cui siamo leader mondiale dovremmo dare a tutte le tecnologie la stessa possibilità con le stesse... Un minuto. Grazie Presidente, Commissario. Il regolamento che ci apprestiamo a votare oggi rappresenta un passaggio storico per una mobilità sostenibile della UE. Aver fissato l'ambizione per cui le nuove auto e i veicoli leggeri venduti nella UE non producano più emissioni di CO2 entro il 35 rappresenta una sfida senza precedenti. Una sfida che troverà una spinta importante nel nuovo regolamento sulle batterie, che mi auguro potrà essere adottato entro giugno, dove definiamo criteri di sostenibilità per le batterie dei veicoli elettrici che secondo le stime rappresenteranno la tecnologia predominante sul mercato. Per Domani la Commissione presenterà la proposta di revisione dei target di CO2 sui camion che, mi auguro, possa essere adottata entro questa legislatura, in modo da poter ribadire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050. Grazie. Uh, me, you... Se può rimanere, onorevole Variatti, cortesemente, accetta una blue card. Dell'onorevole Gionza? Well, you know, Potrebbe anche essere un commento. Prego, onorevole Gionza. Mm -hmm. Grazie. Stando a quello che eh, ha detto lei, capisco che lei. È d'accordo con questa proposta che viene sottoposta alla nostra aula, ma lei non teme che questo divieto dei motori a scoppio ci possa portare a enormi quantità di rifiuti tossici? Noi lo vediamo con la plastica, non Pensa che l'utilizzo di queste batterie e il riciclaggio delle batterie utilizzate costituirà un problema? Guardi, io vengo da una delle zone più inquinate del mondo, che è la pianura padana. E quindi tutto ciò che potrà servire a diminuire l'inquinamento, in particolare dell'aria, io mi vede d'accordo. Ovvio che nulla qui è eh, scontato, nulla è semplice. Ciò che lei dice certamente produrrà dei problemi, però attenzione, stiamo andando verso un'economia circolare, un'economia del riciclo, un'economia del riuso, un'economia forte che darà il lavoro diverso rispetto a quello attuale e nei momenti come questi occorre avere il coraggio di guardare avanti. L'onorevole Botos, un minuto. Thank you, Chair. Grazie, Vicepresidente Timmermans, L'industria dell'auto è una delle principali industrie dell'Unione Europea. Le auto eh, europee erano e sono ancora qualcosa di cui andare orgogliosi, con più di eh, 40 milioni di lavoratori nel settore più di 2,5 posti di lavoro diretti nell'Unione Europea. Questo settore ha bisogno di tutta la nostra attenzione. Dobbiamo fare la transizione green, il nostro pianeta e la nostra salute devono essere la nostra priorità, non c'è dubbio in materia. Però potremmo avere nel settore auto un forte partner per trovare le soluzioni in modo che l'Unione Europea possa continuare ad essere leader nel settore ed essere molto meno inquinante di quanto non lo sia adesso. Abbiamo bisogno di più sostegno per l'innovazione ed un approccio tecnologicamente neutro. Vogliamo essere leader nella transizione green, leader a livello mondiale. Dobbiamo esserlo, ma è molto meglio e molto più sicuro avere partner che sostengano il cambiamento nell'industria per eh, raggiungere gli obiettivi. E ci vuole una legislazione per essere certi che avremo comunque un'economia forte in questa transizione green. L'onorevole Borchia, un minuto. Grazie Presidente, commissario, colleghi, eh, vorrete scusarmi, ma sono d'accordo su poco rispetto a quello che ho sentito oggi. Proviamo a pensare al futuro, immaginiamo due, due scenari nel primo, l'auto elettrica sarà un bene di lusso, costoso, a portata di pochi. Nell'altro continuerà ad essere un bene di massa, ma le case automobilistiche cinesi avranno soppiantato i poveri produttori europei. È fantascienza? No, non è fantascienza se ci rendiamo conto, se guardiamo i numeri e guardiamo che BID, colosso cinese dell'auto elettrica, nel 2022 ha raddoppiato la propria quota di mercato. E intanto per cercare di mantenere la competitività... L'industria europea si sta guardando attorno perché qui siamo a rischio delocalizzazioni che significano disoccupazione. Siamo tra quelli che inquinano di meno, ma sembra che tante volte troppo in quest'Aula si faccia il possibile per creare sempre più difficoltà agli europei. Lavoriamo, commissario, per inquinare meno, è giusto farlo, ma non in questo modo. Nel mezzo della crisi energetica l'Unione Europea vuole vietare il motore a scopo per promuovere le auto elettriche, ma è veramente un obiettivo climatico questo? No, assolutamente no. perché viene prodotta più elettricità da uh, carbone, eh, così non può essere molto più pulita questa alternativa e costerà anche più emissioni di CO2 per, elaborare, eh, per produrre le batterie. Poi abbiamo bisogno anche dell'olio dell'Arabia Saudita, del gas della Russia e anche delle terre rare dalla Cina, ma è questa veramente eh, la soluzione per uscire dalle dipendenze nel mezzo della crisi e con la guerra in Ucraina? Non abbiamo bisogno di più regole e più burocrazia, abbiamo bisogno piuttosto di più economia di mercato e più ricerca piuttosto. Come Presidente, vicepresidente, colleghi, se vogliamo essere neutrali dal punto di vista climatico entro il 2050 dobbiamo concentrarci sui trasporti. Sappiamo che quel settore è l'unico settore che è nell'Unione Europea in cui le emissioni sono aumentate. Questa tendenza non può continuare. Eh, trasporto stradale, marittimo, aviazione, tutti hanno un importante ruolo da svolgere. A tal proposito, oggi discutiamo voteremo su nuovi standard CO2 per eh, i con i furgoni. Devo dire che non sono pienamente soddisfatta del risultato del trilogo. Sì, dobbiamo ridurre le emissioni del trasporto stradale, ma dobbiamo farlo in maniera tecnologicamente neutra. Noi come politici non dobbiamo decidere chi vince e chi perde a livello industriale. Questo regolamento implica che dal 2035 in poi tutti i nuovi veicoli dovrebbero essere elettrici o a idrogeno. Questo regolamento eh, eliminerà gradualmente i motori a scoppio e non credo che questa sia eh, l'impostazione giusta. La diversità tecnologica è necessaria in cui tutte le tecnologie, anche l'elettrico, l'idrogeno, eh, ma anche eh, i carburanti sostenibili rinnovabili possono eh, svolgere un ruolo e dovremmo includerli, dovremmo definire un target e l'industria dovrebbe capire qual è la migliore tecnologia più efficiente per arrivare a quel target. E sappiamo anche che per troppo tempo ci siamo concentrati solo sulle emissioni al tubo di scappamento, questo è un passo positivo, cioè il nuovo regolamento adesso introdurrà una metodologia comune entro il 2025 per valutare

Diciamo, intervenire alla fine di un dibattito di questo tipo può essere uno svantaggio perché eh, già sono stati illustrati tutti gli argomenti. Parliamo della salute di tutti noi e dell'ambiente. Non stiamo parlando di eh, auto che sono già sulle nostre strade. Parliamo di nuovi veicoli. Abbiamo tanti giovani qui con noi oggi. E questa è una decisione storica per loro. Questa, e questo è il primo accordo ufficiale su una legge fondamentale per il nostro clima e il nostro ambiente. Speravo di poter assistere ad un momento di unità. Tuttavia le forze conservatrici eh, hanno eh, lavorato per contrastare i nostri sforzi hanno bloccato i progressi verso un'area pulita per tutti noi. Questa era un'opportunità per segnalare al resto del mondo il nostro impegno a ridurre l'impatto ambientale delle auto e dei veicoli commerciali e nessuno viene lasciato indietro. Noi siamo socialisti, non vogliamo che nessuno venga lasciato indietro e continueremo su questa strada. Grazie. Presidente, Vicepresidente, cari colleghi, chi dice che le sfide complesse possono essere risolte con risposte semplici eh, si sbaglia. Il divieto de facto del motore a scoppio e l'obbligo unilaterale politico per imporre il motore a batteria elettrica sono un esempio tipico di questo tipo. Di questo tipo di errori. La trasformazione è necessaria del settore automobilistico per avere neutralità climatica minaccia di essere così poco efficiente e caro. I potenziali di efficienza di soluzioni alternative vengono invece trascurate eh, senza ehm, indugio. Se noi vogliamo credere di conoscere meglio il mercato degli ingegneri, allora dobbiamo essere coerenti, dobbiamo obbligare gli investimenti, e obblighiamo gli investimenti da una parte ai produttori a investire nel motore elettrico e contemporaneamente discutiamo con una proposta di Euro 7, quindi un provvedimento che eh, parla di investimenti nella vecchia tecnologia che nel frattempo vietiamo. Non, la mano destra non sa cosa fare, la mano sinistra, il conto aumenta e verrà pagato alla fine dai consumatori grazie a ah, facoltà Glavac un minuto e trenta grazie presidente colleghi la diversità tecnologica sì, la trasformazione del settore sì ma il divieto no non è il modo migliore di procedere io sono croata Abbiamo RIMAZ che produce le auto elettriche più veloci al mondo. Noi vogliamo lottare contro le emissioni di CO2 per eh, le eh, nuove auto, per far sì che il settore dell'industria automobilistica contribuisca alla riduzione delle emissioni. Questa è una cosa positiva, ma bisogna farlo in maniera giusta. Ora così non è con questa proposta. Abbiamo degli obiettivi di riduzione del CO2 per il 2030 e dobbiamo passare a zero nel 2050. A partire dal 2035 eh, le auto e i furgoni eh, di nuova immatricolazione dovranno essere ad emissioni zero. Bisogna tenere presente che l'industria automobilistica dell'Unione Europea rappresenta il 7% del PIL con 13 milioni di posti di lavoro. Noi dobbiamo fare in modo che questa nuova regolamentazione non metta a repentaglio i posti di lavoro e non limiti il potenziale innovativo di cui abbiamo bisogno per le nostre economie. Bisogna concentrarsi eh, su, anche sui cittadini. In alcune zone dove c'è eh, poco trasporto pubblico, avere un'auto non è un lusso, colleghi, si tratta al contrario di un minimo indispensabile per la vita quotidiana. Ed è per questo che dobbiamo avere dei programmi che ci permetteranno, che permetteranno cioè ai cittadini di acquistare dei veicoli eh, rispettosi dell'ambiente, bisogna tener conto delle possibilità finanziarie, bisogna sapere se abbiamo le infrastrutture, le risorse e, malgrado gli indicatori ottimisti, abbiamo dei cittadini che sono dinanzi ad una grave povertà. Grazie a facoltà. Merci, le... Grazie Presidente. Commissario Timmermans, quando eh, lo stolto indica le stelle, lo stupido guarda il dito. Eh, tanti progetti sono contrastati dagli ultraconservatori neoliberali, climatoscettici, eh, però sono comunque dei progetti europei urgenti. Alla luce del degrado del nostro ambiente e della biodiversità sono vitali per il futuro dei nostri cittadini europei. In questo quadro. Stabilire come obiettivo il 100% dei veicoli a zero emissioni nel 2035 è una decisione storica, ambiziosa, a mio avviso una vera decisione presa nell'interesse generale. Certo, bisognerà andare oltre l'elettrico e parliamo del 2035. e Vorrei dire qui che penso effettivamente che dovremmo approfittarne per ripensare il ruolo dell'auto e più in generale la questione della mobilità. Ma oggi si tratta di una prima tappa per il 2035. Questo voto è essenziale per il futuro dei nostri cittadini. Europei. Grazie. Paudice. Paudice, uh, vats, Gamon, Gamon, un minuto. I trasporti sono uno dei problemi principali di emissione nell'Unione europea. Abbiamo bisogno di una svolta giusta nei trasporti dell'Unione europea per trasportare anche più persone o merci sulla ferrovia anche se oggi partiamo dalle auto. Eh, Nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 32% delle auto elettriche già in Germania e c'è stata una riduzione dell'utilizzo di del motori a scoppio, benzina e diesel. L'ultimo mese c'è una cosa giusta, si sta svolgendo una rivoluzione industriale adesso, che lo si voglia o no? Dobbiamo chiederci, vogliamo dar forma anche noi a questa rivoluzione creando degli altri standard per il nostro continente o perdiamo questa chance ancora una volta perché altrimenti eh, diventerà un grande museo a cielo aperto l'Europa per uh, tutti i turisti dalle altre parti del mondo. Eh, un chiarimento per i nostri cittadini e per la nostra industria tra lavorare verso uh, uh, trasporti sostenibili. Grazie, possiamo... Oratore è l'onorevole Luca Cesca, un minuto e mezzo, prego. Grazie. Bisogna assolutamente chiedersi chi vuole rendere l'Europa così dipendente dalla Cina e dalla produzione cinese rendere l'Europa dipendente da questi metalli rari, da queste terre rare estratte da paesi in cui la situazione politica è lungi dall'essere stabile. E bisogna anche chiedersi, però c'è un problema purtroppo con i canali. Gli interpreti si scusano, si è fermato tutto. Ricominci signora. Ancora una volta, colleghi, devo ancora chiedere. Chi vuole veramente rendere l'Europa così dice dipendente dalla Cina, dalla produzione cinese? Chi vuole ad ogni costo rendere l'Europa dipendente da quelle terre rare che vengono estratte eh, per la maggior parte da paesi in cui la situazione politica è del tutto instabile? E poi bisogna porsi un altro interrogativo. I politici che si, siano negli Stati Uniti o in Svizzera sono forse meno informati? Hanno meno conoscenze di noi? Sono così diversi da noi sul tematica ecologica perché loro non intendono imporre queste magnifiche regole con le quali si intende imporre l'auto elettrica a tutta la società. Cari colleghi, siamo tutti consapevoli dell'importanza della riduzione delle emissioni di CO2. Sappiamo anche quanto sia indispensabile arrivare a una neutralità climatica, però tutti vogliamo percorrere questo cammino con efficacia. Per raggiungere i nostri obiettivi. Come? Con realismo, in modo neutro rispetto alle tecnologie e in particolare con senso di responsabilità sociale. La società oggi è in grado di eh, acquistare le auto elettriche se le possono pagare i cittadini? No. Abbiamo sufficienti punti di ricarica per le auto elettriche, per le batterie? No. La risposta è semplice. E io ho fatto questa domanda anche alla Commissione dei trasporti. Abbiamo forse dati chiari che ci indichino quali sono le emissioni di CO2 sull'insieme del ciclo di vita, partendo dalla produzione fino alla fine vita di queste auto elettriche? La risposta è ancora no. Non abbiamo questi dati ed ecco perché io non voterò mai per questa relazione. Grazie. A facoltà il collega Heisel per un minuto. Che 1990 podľa Secondo Eurostat dal 1990 c'è stato un aumento del 20% delle emissioni dei trasporti. Questo settore dipenderà dalle chip e dai semiconduttori da Taiwan, dalle batterie dalla Cina e dal Lizio. Non possiamo lasciare campo aperto ai leader mondiali in paesi come Cina, Giappone, Stati Uniti. Non possiamo sostituire una dipendenza con un'altra. Il mio paese, la Slovacchia, ha la produzione di automobili pro capite più elevata del mondo e questo eh, obiettivo. Di transizione entro il 2035 sarà una grossa sfida per i nostri grandi produttori, ma non solo, anche per le più piccole imprese che eh, sono fornitrici dell'industria automobilistica. E questo significherà un'enorme ristrutturazione. Bisognerà riqualificare moltissimi lavoratori, tutto entro dieci anni, cosa che è resa ancora più complessa per la guerra in Ucraina e i prezzi dell'energia. Ma grazie al lavoro svolto. Grazie ai provvedimenti di accompagnamento tutti potranno concedersi un'auto elettrica in futuro. Grazie. Grazie a facoltà. L'Onorevole Carvalho, un minuto e mezzo. Dear President, dear Vice President, caro Presidente, caro Vicepresidente, cari colleghi, auto e furgoni dovranno ridurre le proprie emissioni nei prossimi anni secondo la legislazione climatica europea. Ci viene chiesto di votare una proposta per vietare i nuovi veicoli con motore a combustione interna entro il 2035. Questa proposta ci chiede di decidere oggi, alla luce delle conoscenze attuali, di quale tecnologia si potrà usare in futuro. Non è una linea corretta da seguire. Il PPE certamente vuole trovare la soluzione migliore per ridurre le emissioni di carbonio, ma non ritiene che l'imposizione di un'unica via sia il modo migliore per raggiungere l'obiettivo. Innovazione e tecnologia sono gli strumenti indispensabili per il nostro futuro sostenibile ed è pericoloso selezionare una tecnologia anziché altre solo per motivi politici. Il processo deve essere fondato sulle conoscenze, con ricerca ed esperti. La neutralità tecnologica è il modo per raggiungere la neutralità climatica. Grazie. Grazie. A facoltà, l'Onorevole Lopez. Un minuto. Grazie Presidente. Vice Presidente Timmermans. Oggi l'Unione Europea farà un importante passo avanti per rispettare i propri obiettivi climatici. Un passo essenziale. Un nuovo regolamento per la per le emissioni di auto e di furgoncini che ci consente di guardare all'orizzonte 2035 pensando che riusciremo a raggiungere questo obiettivo che è quasi come quello di raggiungere la Luna per il campo dei veicoli con motori a combustione. Tra l'altro è un passo indispensabile per rispettare i nostri Obiettivi climatici per la neutralità nel 2050. Il 20% delle emissioni viene proprio da questo settore. Si tratta di un passo ambizioso che però è anche flessibile da un punto di vista tecnologico. Comunque la nostra è un'ambizione che non è solo climatica perché qui approviamo la certezza legislativa per un settore per noi strategico. Eh, Rispetto a quello che avviene nel mondo con grandi, le grandi regioni che sono in concorrenza per le tecnologie, cosa fa l'Europa? Va nella direzione giusta, con un passo davvero importante che è quello della decisione che prenderemo oggi. Al contempo tuteliamo anche la salute pubblica perché l'inquinamento porta a 300.000 morti all'anno in Europa soltanto. Sarebbe davvero cinico votare contro questo fascicolo per poi pretendere di difendere la salute pubblica degli europei. Grazie. A facoltà l'onorevole Radke. Un minuto e mezzo. Cari colleghe e cari colleghi, devo dire di essere un po' irritato quando qui si dice in modo patetico che questo sarebbe un giorno di festeggiamenti, perché francamente mi chiedo se le persone, quelle 3.800 persone che a Colonia lavorano presso la Ford e che perderanno il posto di lavoro, devono veramente celebrare questa bella giornata eh, alla luce di quello che decideremo oggi. Non so se ne avranno il coraggio e vi posso dire che questo sarà soltanto il principio, perché la decisione di oggi è una parte di quello che si farà ma quello che è già previsto per l'Euro 7 porterà al prossimo colpo. Viene interrotto dal Presidente il collega. Ci scusiamo, c'è stato un problema con eh, i canali. In alcune lingue non è uscita l'interpretazione. Le chiederemo molto gentilmente di ripartire da capo con il suo intervento chiedendole scusa. Ci dispiace, c'è stato un problema di canali in alcune lingue. Sì. Dicevo, ecco, sono piuttosto arrabbiato nel vedere che qui si fa questo annuncio patetico di celebrazione di questa giornata, perché l'interrogativo che mi pongo io è se quelle 3.800 persone che perderanno il posto di lavoro a Colonia presso la Ford oggi veramente avranno eh, animo per celebrare come se questo fosse un grosso progresso. E lo dico pensando all'industria europea per la quale è solo l'inizio della fine, perché bisogna anche considerare... Tutto il danno che si fa con l'Euro 7 che è ancora eh, in previsione. Io credo che veramente si vada in una direzione completamente sbagliata. Trovo che anche il dibattito e la decisione siano piuttosto arroganti. Abbiamo sentito prima dalle schiere dei socialisti eh, che eh, chi eh, difende la pulizia diciamo, nella mobilità, chi eh, si preoccupa dei posti di lavoro e chi si preoccupa di queste cose viene poi segnalato con. Come neoliberale o come stupido, ma francamente se uno è neoliberale e stupido quando vuole fare in modo che ci sia ancora una tutela della possibilità di un trasporto individuale e di avere qualcosa che uno si può comprare, allora sono anche volentieri stupido anch'io. Eh, questo dibattito, come tante altre volte, ha dimostrato ancora che i socialisti e democratici, non solo in quest'Aula ma anche in molte altre regioni, vogliono essere gli avvocati e i rappresentanti dell'industria e non dei lavoratori e si dimenticano le persone con un reddito basso o medio noi invece pensiamo alla mobilità e al fatto che le persone si possano pagare quello di cui hanno bisogno, non guardiamo ad altre misure e oggi si è dimostrato che i socialisti democratici pensano eh, in modo molto distaccato dalla realtà delle persone in Europa Grazie il prossimo oratore è Tudor Tudor. grazie, presidente, vicepresidente, colleghi. La salute dei cittadini europei è per me una priorità. Io sono medico urgentista all'ospedale di Yashi in Romania e ogni giorno curo pazienti colpiti e malati per l'inquinamento che riduce la speranza di vita e ha un impatto sulla qualità della vita in tutti i paesi europei. Ogni passo fatto verso la riduzione dell'inquinamento è importantissimo e io sosterrò sempre ogni misura che prevede anche degli incentivi per la produzione di auto elettriche poi c'è la clausola mh, sui veicoli ibridi e anche per l'acquisto di auto di seconda mano. Bisogna proteggere la nostra salute. Potrei dire che dal punto di vista legislativo oggi eh, si fa un piccolo passo per il Parlamento europeo, un passo piccolo per la Commissione, ma è un passo enorme per i cittadini europei. Grazie. 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 Benifei, un minuto e mezzo. Grazie Presidente, Vicepresidente Timmermans. Con il regolamento sulle emissioni di CO2 per le auto e i van l'Unione si dota di uno strumento essenziale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione della legge europea sul clima. Un testo di legge strategico che porrà le basi di una politica industriale rivolta al futuro. Chi si oppone pensando di rallentare il cambiamento fa solo un danno all'economia e ai lavoratori come la destra italiana, che qua in Parlamento europeo voterà compatta contro, ma poi i rappresentanti del nostro governo in Consiglio hanno votato eh, a favore. Il perché è evidente confondere le acque e sfuggire alle proprie responsabilità di fronte a una scelta di tale importanza l'accordo trovato mantiene un approccio tecnologicamente neutrale e una forte impronta sociale per assicurare investimenti per la transizione equa, due punti chiave per consentire all'industria di restare competitiva rispetto ai produttori americani e asiatici, già molto in avanti nel mercato dei veicoli a zero emissioni. Votare contro oggi significa far pagare ai cittadini un prezzo altissimo. Impegniamoci invece davvero per una transizione equa e sostenibile socialmente ed ecologicamente. Grazie. This, uh, catch the eye Grazie colleghi, adesso abbiamo la procedura cosiddetta Catch the Eye. Io ho soltanto due nomi iscritti. Cominciamo dando facoltà a Maria Grappini. Prego. Presidente, commissario, colleghi. Sicuramente l'Unione Europea è leader nella protezione dell'ambiente e così dobbiamo rimanere. Ogni passo compiuto per tutelare la salute dei cittadini è benvenuto, ma ascoltando il dibattito di oggi pensavo a quello che dicevano due eh, rappresentanti importanti della Romania. Cosa può imparare uno storico da un ingegnere? E la risposta dell'uomo politico dell'epoca è stata la misura. Dobbiamo pensare che questa regolamentazione non è per noi, ma è per i cittadini e dobbiamo capire come poter trovare questo equilibrio, perché il regolamento di oggi non si conclude con eh, il voto di questa settimana. Ma commissario ci vorranno delle politiche per trasformare l'industria europea per attuare la politica industriale la reindustrializzazione dell'Europa e ovviamente dobbiamo pensare a come tutelare i cittadini non solo dal punto di vista dell'ambiente ma anche dal punto di vista economico perché è chiaro, la capacità finanziaria dei cittadini e degli stati membri sono molto diverse, grazie, uh, next is Mick grazie. il prossimo oratore è Mick Wallace prego. non ha il microfono acceso, ci scusi Microfono per cortesia. Micro? Scusami. Uh, 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 Caro collega, mi scusi, ma si è scordato di accendere il microfono. Chiedo scusa. Dicevo, qualche volta ho l'impressione che questo sia il luogo in cui l'ambizione viene a morire. L'accordo di trilogo, ecco, ci vede con una riduzione del 55% per le auto, 50% per i furgoni. E rispetto al nostro relatore Jan, lui ha lottato per il 70% nella Commissione Ambiente, ma addirittura alcuni dei suoi membri in regno hanno votato contro di lui. Noi abbiamo bisogno di una graduale dismissione dei motori a commissione interna per le auto e i furgoncini eh, entro il 2030 se possibile, ma sicuramente non al di là del 2035, se vogliamo raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica del 2050 dell'UE. Almeno quella data di dismissione del 2035 è stata mantenuta nel trilogo. Ma è anche importante ricordare che a meno che cambino le abitudini in modo radicale su consumi e mobilità, la flotta di circa 2 miliardi di auto eh, richiederà una soluzione. Eh, esplosiva e eh, incontenibile delle estrazioni delle risorse. Quindi non bisogna usare le auto personali, meglio trasporti eh, pubblici e eh, altre soluzioni per riuscire a raggiungere anche le aree rurali con veicoli elettrici. Per esempio so che non è semplice, commissario, ma le faccio i miei auguri. Cari colleghi, finiamo la procedura Catch the Eye e diamo la parola alla Commissione, al pre Vice Presidente Esecutivo Timmermans per la risposta. Grazie Presidente. Comincio dicendo che... Eh... Non certo semplice, è molto complicato fare questo tipo di cosa, non è divertente, ma noi dobbiamo essere capaci di prendere decisioni difficili. Eh, vincolare i cittadini e l'industria al passato non è intelligente. Dobbiamo fornire certezza e chiarezza regolamentare. È uno dei pochi vantaggi che abbiamo rispetto ad altre potenze economiche e industriali nel mondo. Grazie a voi e grazie al Consiglio dobbiamo dare chiarezza eh, regolamentare all'industria in modo che sappia come muoversi e la direzione in cui vanno le auto. E furgoni a livello mondiale è chiaro, basti vedere la Cina, l'India, gli Stati Uniti stanno andando verso l'elettrificazione. Vorrei dire in parole povere che noi diciamo emissioni zero dal tubo di scappamento. Se l'industria pensa di poter costruire veicoli eh, con eh, veicoli, motori a combustione che portino emissioni zero al allo scappamento lo possono fare, ma perché l'industria sceglie di fare un'altra cosa e, e sceglie i veicoli elettrici? Perché sanno che è l'unico modo per poterlo fare per le auto e per i forgoni. Implorerei chi ha detto che non voterà per questa decisione di ripensarci. Per favore, ascoltate gli stessi produttori di automobili europei. La stragrande maggioranza vuole che si segua questo percorso e arriveranno ancora prima del 2035 all'elettrificazione della flotta. Ascoltate anche tutti coloro che sono legati allo sviluppo di questa industria. Basta pensare all'alleanza europea per le batterie. Avremo un'economia circolare delle batterie entro breve nostra. Potremo avere una produzione in Europa e avremo una catena d'approvvigionamento che sarà legata almeno a paesi amici e ridurremo la nostra dipendenza dalla Cina e da altre regioni del mondo che non ci sono vicine e non seguono i nostri interessi. Quindi tenete presente tutto questo al momento di decidere come votare. E... Vorrei dire a che giustamente ha citato gli opt in da una sorta di revival. Viviamo in un periodo di rivoluzione industriale. Tutto in, verrà visto attraverso una nuova ottica. In questo periodo la diffusione della conoscenza, del reddito uh, e del potere sarà ripensato con una politica che, eh, se non viene guidata dalla legislazione delle istituzioni pubbliche, porterà altrimenti a un mondo guidato da un'elite di pochi ricchi. Per dare futuro ai cittadini dobbiamo dire dove, sono, dove è il vero futuro e il vero futuro è nell'elettrificazione. The... Eh, non mi stancherò mai di ripetere. Guardate il futuro dell'industria auto, dell automobilistica, non solo eh, i motori a combustione che li, li, li vincolano al passato. Diventa sempre più difficile investire nel futuro. Bisogna dare la potenzialità di investimento all'industria e devono poter puntare sull'elettrificazione con tutto eh, quello che possono mettere. Vorrei dire in tedesco ai colleghi tedeschi del PPE che e lo dicono sulla base della mia esperienza come membro di un partito popolare. Eh, noi, come socialisti e democratici, anche ci siamo scontrati con una forte. Eh, con, con difficoltà quando siamo stati a lungo all'opposizione, ma bisogna pensare che eh, non si possono prendere delle scappatoie, delle scorciatoie. Bisogna sapere che la gente ha fiducia in noi e i cittadini e gli elettori tornano se anche quando siamo in opposizione siamo capaci di prenderci le responsabilità di decisioni difficili. Grazie. Grazie Vicepresidente. Do la parola al relatore Oitma. Grazie Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare i relatori Ombra che hanno lavorato con me in questo negoziato e poi vorrei ringraziare tutti i colleghi che oggi sono intervenuti nel dibattito. Inizierei forse cercando di smentire un mito, tanti colleghi hanno detto nel dibattito che vogliamo eh, togliere spazio all'idrogeno, in realtà c'è in questa proposta questa carburante. Viene previsto la stragrande maggioranza dei colleghi vogliono anche che il trasporto su strada e l'utilizzo anche dei bus e veicoli leggeri siano notati dal punto di vista clima, climatico con buoni carburanti. Benissimo. Però eh, i motori a scoppio non possono essere, non è, sono compatibili con questa visione, e, eh, non è che l'eliminazione del motore a scoppio è un obiettivo in sé o fine a se stesso, viene collegato a una politica sovraordinata. È vero che l'elettricità costa e che dipendiamo dalle eh, da certe mitore, misure materie prime, ma Uh, chi vuole carburanti sintetici crea altre dipendenze. La produzione dei carburanti sintetici e ne prevede elettricità in maniera, consumata in maniera inefficiente. Per un'unità di carburanti sintetici sono necessarie 5 unità di elettricità e, e quell'elettricità deve essere per esempio prodotta con i pannelli solari o con le turbine eoliche è altrettanto difficile avere quell'elettricità verde e, e le materie prime sono importanti per tutta la svolta energetica per la batterie ma anche per i chip per i pannelli che eh, produrranno elettricità. Chi vuole carburanti sintetici imporrebbe così con questo rapporto di 1 a 5, 5 volte in più di pannelli elettrici o di fonti pulite di eh, produzione di energia elettrica per la produzione dei carburanti sintetici e invece un utilizzo direttico dell'elettricità attraverso i motori elettrici sarebbe molto più efficace. I carburanti sintetici saranno necessari per mezzi di trasporto per cui eh, non si può avere una batteria per la propulsione, per esempio i camion nel mio settore, le, anche i rimorchi, le auto per esempio, le, le navi. È necessario, moto, sono necessari motori attivi di questo tipo anche per uh, la flotta esistente, ma non si può cercare la panacea cioè carburanti sintetici. Lo dice anche l'industria stessa perché dovremmo creare un sistema di credito per cui per ogni nuova auto con un motore a scoppio dovrebbe pagare il produttore i diritti di CO2 per tutto il ciclo di vita della sua auto. Nessun produttore produrrà più auto a motore a scoppio così. Tutto il sistema giuridico deve essere a prova stagna in modo che i sistemi di credito per le emissioni non venga abusato con i carburanti sintetici e eh, non presti il fianco alle frodi. Serve una discussione pertanto chiara e cristallina. Grazie. Colleghi, il dibattito è chiuso. La votazione avrà luogo oggi. La seduta è sospesa per qualche minuto. Riprenderà alle 11.30 con il discorso formale del Presidente della Repubblica Lettone.